Buonasera a tutti, draghette e draghetti. Siamo pieni di gloriosi propositi stasera, perché non siamo da soli, ma siamo insieme a David Chevalier, che è il doppiatore di Loki, di Viserys e di tantissimi altri. Benvenuti a tutti, benvenuti chat e benvenuto David. Ciao. grazie mille di essere qui con noi. Ti vedi frizzato? No, io ti vedo che ti muovi perfettamente. Ah, perfetto, ora sì, giusto. Okay. Sì, beh, Twitch è un po' pesante effettivamente da gestire anche sul browser, quindi potresti vederti frizzato a intervalli regolari. Perciò, buonasera a tutti, ciao. Buonasera a tutti, siamo già tantissimi, che bello. Ti stanno salutando, ti danno il benvenuto, quindi in caso vedessi tutto frizzato, noi in realtà ti vediamo perfettamente, vediamo che si muove tutto. E infatti stanno arrivando un sacco di persone, quindi come va? Come stai? Cosa ci racconti di bello? Intanto, così che arrivano, stiamo aspettando che arrivino anche altre persone, ti stanno salutando intanto. Tutto bene, insomma, dai, il lavoro, sto facendo qualche cosina di divertente. Che non ci puoi dire? No, beh, non so se posso dire. Diciamo che è una serie che mi diverte molto a fare. Però... Ecco. Potremmo aver capito qualcosina. In effetti potremmo aver intuito qualcosina. E tra l'altro... Non so quando andrà, però, insomma... E tra l'altro sono uscite anche delle immagini, non so se le hai viste. No. Di Christopher Lloyd e di uno dei ragazzi che ha interpretato It, l'ultimo film di Muschietti, in una specie di live action di Rick e Morty. Ma dai! Quindi sì, poi ti manderò i video, perché effettivamente stanno girando su Instagram e sembra una cosa abbastanza interessante. Quindi, tra l'altro io... Comincio a bomba a chiederti, a farti domande, ti chiedo: come hai fatto a trovare la voce di Morty? Perché, cioè, la domanda è stato il direttore del doppiaggio che ti ha detto fammela così, oppure ti ha detto inventa? Ma no, in realtà io, come al solito, mi baso un po' sull'originale, no? Quindi prendo ispirazione dall'originale, poi è chiaro che, insomma, io ho la mia voce di partenza e quindi uso il mio strumento come... mi viene di fare, insomma, quindi cerco di avvicinarmi il più possibile all'originale e poi anche in base un pochino al direttore di doppiaggio. In questo caso, a Francesca Draghetti, che è la direttrice di doppiaggio, quando le fa ridere qualcosa, allora capisco che la direzione è giusta e continuo ad andare in quella direzione, quindi insomma ci divertiamo. Però non è che mi sono inventato chissà che, insomma, mi baso su quello che ascolto, come al solito. No, anche perché appunto magari ci possono essere dei casi in cui, doppiando dei cartoni, effettivamente può capitare che un direttore del doppiaggio ti dica: guarda, fammela un po' diversa, oppure fammela proprio simile, oppure inventa, fai qualcosa tu di tuo, comincia. Per esempio, io ho fatto una prova in accademia e dovevo doppiare un pappagallino di Rio. E sono partita con un'idea e il direttore in quel caso mi ha detto: no, senti, fai una cosa completamente diversa, cioè proprio lasciati andare completamente e sbraga, quindi inventati qualcosa, falla di testa, falla nasale, perché io ho un problema, ho la fissa di parlare nasale. Guarda, pure io da bambino parlavo tanto, cioè avevo tanto la voce nasale, poi dopo piano piano studiando... Come hai fatto? Quando, insomma, a forza di usare un pochino, perché poi è uno strumento vero e proprio, no? Acquisti un po' di, come si dice, proprio propriocezione, cioè la consapevolezza del tuo apparato, cioè di come dove, se mandi l'aria ed emetti in un certo modo ti esce quel suono lì, se lo mandi più verso il palato ti esce quel suono, se lo mandi più verso il naso quell'altro, se lo mandi più di petto ti esce quell'altro suono. Cioè, a forza di fare le prove, piano piano, da sola, poi ti renderai conto che, insomma, in realtà diventi tu padrona del suono che emetti, cioè acquisisci un po' più di, appunto, propriocezione, cioè
capacità di modulare in base a quello che fai, a come muovi tutto l'apparato. E quindi col passare degli anni, poi facendolo di mestiere, di occasioni ne ho tantissime, quindi per forza di cose mi devo un po' industriare in certi casi, perché dico questa cosa come la faccio? Aspetta, fammi provare. Che poi tanto è sempre una comunicazione fra l'orecchio e la bocca, cioè quello che senti, no? Prima ascolti una cosa, poi provi a imitare e provi a trovare il tuo modo di imitare quello che ascolti, quindi inconsapevolmente lo filtri, no? Attraverso te stesso, il tuo bagaglio di esperienze, eccetera, eccetera, la tua testa, e poi metti un suono che cerchi di riprodurre in modo simile. È un po' lo stesso processo che facciamo quando impariamo a parlare, impariamo la lingua che parliamo dai nostri genitori, no? Vai un po' a tentativi, vai un po' per imitazione, poi piano piano insomma lo fai tuo e ti adatti. È così, solo che è un contesto un po' particolare, diciamo. Sì, poi diciamo che tu hai cominciato proprio da piccolino, giusto? Cioè, io ho letto che hai cominciato intorno agli 8 anni. Sì, a 8 anni, nell'86, sì. Ecco, non ero ancora nata in tutto questo. Ma come hai cominciato? Cioè, com'è stato il tuo primo approccio? Cioè, hai saputo fin da subito che lo volevi fare tutta la vita? Oppure, com'è andata? No, allora, in realtà io non lo volevo proprio fare. Ah, ti hanno costretto! No, non mi hanno costretto, però è andata più o meno così, nel senso, io non, di mio non ho proprio mai avuto né il desiderio di recitare, né di, non so, mettermi al centro dell'attenzione in generale, cioè io sono sempre stato un bambino timido, figurati. Il fatto è che comunque mio papà faceva questo lavoro, ero interessato, affascinato da questo lavoro che faceva e ogni tanto mi portava al lavoro con lui e ero molto incuriosito, cioè mi piaceva vedere lui che lo faceva. Poi mio padre recitava anche a teatro, quindi insomma quando preparava gli spettacoli ogni tanto mi portava al teatro, mi affascinava un po' questo mondo, insomma, degli attori, della recitazione, però d'altro canto, cioè, devo dire che, come ho appena detto, insomma, che mi sentivo comunque imbarazzato all'idea di farlo, mi vergognavo. Poi, siccome i ruoli dei bambini nel doppiaggio sono dei ruoli, insomma, sempre un po' scoperti, perché non si sa mai a chi farli fare, perché o chiami una donna che alleggerisce la voce e fa i bambini sia maschi che femmini, che femmine di solito succede così, cioè si è fatto per tantissimi anni, oppure prendi dei bambini veri, ma dove li prendi i bambini veri? Allora, siccome non è che puoi andare in una scuola a reclutare i bambini, perché non è possibile, di solito insomma si scelgono sempre i figli dei doppiatori, perché appunto, come è capitato a me, qualche volta in sala di doppiaggio ci sono stati, perché magari il genitore li ha portati con sé al lavoro, quindi sanno un po' più di cosa si tratta. Quindi anche lì vai un po' a imitazione quando sei piccolo e niente, io quindi ho cominciato un po' così, perché insomma Rita Savagnone, direttrice di doppiaggio, che insomma mi serviva un bambino per un film, e niente, mio papà ha detto: senti, ma ti andrebbe di provare così? E io ho detto: io non lo so, se dai, guarda che ti diverti, dai vedrai che ti diverti, un gioco, ho cominciato così e ho capito subito come funzionava. Cioè, in realtà la verità è che mi è venuto abbastanza facile, cioè quella è la verità, che mi sono trovato un po' a mio agio, anche se non era una cosa che cercavo e che volevo, desideravo proprio fare, mi sono trovato a mio agio e miglioravo, insomma, come dire, quando sei bambino impari, sei una spugna, assorbi molto velocemente, impari tutto molto velocemente, e quindi insomma imparavo in fretta, e ero bravo, funzionavo, mi chiamavano. E poi piano piano, vabbè, proprio da bambino a bambino non lavoravo tantissimo, poi nell'adolescenza invece è cominciato, insomma, a diventare un vero e proprio lavoro. Io andavo a scuola la mattina e il pomeriggio lo passavo nelle sale di doppiaggio quando facevo le medie, tipo. E poi alla fine, insomma, sai, ho imparato comunque a fare un lavoro che a molte volte è anche divertente, e poi crescendo, insomma, certo, ho detto: senti, io lo so fare. C'era proprio il bivio, no? Ma che fai? Vuoi fare anche l'attore o no? Lo vuoi fare o non lo vuoi fare? Non lo so, io
il teatro mi sono sempre proprio vergognato, cioè, più volte mi è stato chiesto di provare, ma puoi provare a fare il teatro? C'è un ruolo per un bambino, per un ragazzo? Io proprio no, non ne volevo sapere il teatro, proprio non ne volevo sapere, Ma perché non perché ti essendo piaceva nudo, o avevi ansia da palcoscenico? la seconda che hai detto, cioè, Ok. no, l'ansia da palcoscenico mi si mangiava, ma proprio di brutto. Finché, sai, mi ero abituato un pochino alla dimensione della confortevole, tra virgolette, della sala di doppiaggio, perché alla fine sei tu il direttore di doppiaggio, l'assistente, il fonico e magari anche un collega che sta lì con te. È una cosa molto raccolta, una stanza buia, non ti vede nessuno. Cioè, è già comunque difficile mettersi a nudo lì, perché recitare poi è mettersi a nudo. Ma l'idea di farlo davanti a pers tante persone sconosciute, non ce l'ho proprio fatta. La sola idea distruggeva proprio, quindi niente, teatro niente, e di conseguenza anche poi la carriera di attore non ho mai proprio avuto la voglia di farla, Però è qualche che mi anno di teatro piace. comunque l'hai fatto, quindi, cioè, Come? qualche anno di teatro comunque l'hai fatto. No, Niente, non l'ho mai zero. fatto, Ah no, zero. pensavo che avessi fatto magari qualche corso senza per No. forza poi buttarsi nel teatro, diciamo, a livelli professionali, ma magari qualche corso qua e là. No, Niente, ok. E come hai io fatto? Come... però lo consiglio a tutti, cioè io non ho mai recitato a teatro, però in un teatro un po' ci sono cresciuto perché mio padre mi portava alle prove dei suoi spettacoli, ne ha fatti tanti, insomma, quando io ero bambino, quindi quella, insomma, ho un po' visto come lavorano gli attori, quello che fanno dietro le quinte, no? Le prove, eccetera. Quindi certo non è la stessa cosa. Per carità, neanche lontanamente, però insomma ho assorbito un po' di cose, ecco. E l'hai assorbita bene, direi, perché effettivamente, appunto, sai che ho frequentato l'accademia dove c'è Ian Sante, che tra l'altro tu conosci benissimo, perché è la voce Sì. italiana di Rick, quindi abbiamo Rick e Morty. E lì diciamo che ho scoperto che molti doppiatori, cioè tutti i doppiatori che ho avuto come insegnanti, sono praticamente spaccati a metà. Nel senso che ci sono 50% degli insegnanti che dice bisogna fare teatro, per fare il doppiatore devi fare teatro, non ci sono versi, cioè devi passare di lì. E l'altra metà che dice no, per fare il doppiatore non è necessario fare teatro, bisogna avere sicuramente empatia, avere una certa sensibilità, ma non è che te lo prescriva il medico. Quindi io mi sono trovata un pochino ad essere confusa, onestamente, e ho iniziato un corso di teatro, quest'anno comincio il secondo anno, sto preparando a memoria un monologo e io, come te, ho l'ansia da palcoscenico, cioè non penso che farò mai l'attrice, preferirei appunto diciamo, il clima un pochino più riparato del doppiaggio, quindi stare a leggio in una stanza buia, tranquilli, per cui ti puoi mettere a nudo ma senza avere quel pubblico davanti, per cui c'è quello che ti guarda, quello che tossisce, quello che controlla il telefono, cioè che alla fine ti distrae anche. Mentre Sì. invece se stai chiuso comunque a leggio, sì, hai il doppiato, il direttore del doppiaggio, il fonico e qualche collega. Quindi io mi sono ritrovata con questo dubbio amletico di dire, sì, ok, cosa faccio però? Perché appunto una parte degli insegnanti diceva sì, teatro assolutamente, e una parte no. Quindi... Perché secondo me la differenza, la cosa importante è che ti dà il teatro. È la chiave per sfruttare il bagaglio delle tue esperienze, cioè è l'introspezione che ti spinge a fare il teatro, no? Per quello è utile. Però in realtà, non, cioè, oltre a me, insomma, ci sono tantissimi casi di gente anche che ha cominciato magari a recitare da grande, però ha vissuto tanto prima, una vita parallela, cioè facendo altre cose, non recitando. Però quando trovi la chiave introspettiva che ti permette di fare tesoro di tutte le tue esperienze di vita e devi vivere, cioè per alimentare questo bagaglio di esperienza da cui poi trai tutte le caratterizzazioni, le emozioni, tutte le cose che poi usi nel tuo mestiere, devi vivere, le devi vivere quelle emozioni per poterle riprodurre, se no non sei proprio credibile, non sai dove pescare. Io questa cosa l'ho imparata non facendo non recitando a teatro, ma passando il mio tempo in un teatro quando ero bambino e vedendo quello che facevano gli attori. E
questa capacità introspettiva di pescare dalle proprie emozioni e trasformarle in qualcosa che poi emozioni gli altri è quello che ti insegna il teatro. Perciò se tu non hai quella possibilità, il teatro sicuramente è una scuola, per questo tutti lo consigliano, compreso me, perché ti dà proprio questa capacità, ti mette nelle tue mani questo strumento, la capacità di fare introspezione, pescare nel tuo bagaglio e riproporre le emozioni per emozionare gli altri. Però si può fare, cioè qualcuno ci riesce anche senza aver fatto il teatro, magari una persona che ha vissuto una vita molto, molto intensa, molto particolare, ha fatto delle esperienze toste, eccetera, e poi matura una sua capacità espressiva di qualche tipo, magari riesce a fare lo stesso cosa, ma lo stesso a ottenere lo stesso risultato, ma attraverso un altro percorso. Quello è. Infatti il teatro ti dà questa capacità. È una cosa che invidio tantissimo, perché appunto io sto facendo una fatica incredibile con il teatro, appunto, cercare di portare, di mettermi a nudo poi, di fatto, per interpretare altri ruoli, anche perché ho un carattere un pochino, diciamo, riservato, quindi fa sempre strano mettersi a nudo proprio davanti ad altre persone e farsi vedere magari piangere, emozionarsi, insomma. Non è, però non ci è devi sempre credere tu, perché se tu non ci credi mentre lo fai, non ci credono neanche gli altri, hai capito? È vero, verissimo, infatti è quello che poi mi dicono anche gli insegnanti, e dicono anche i miei compagni, insomma, che ci dobbiamo credere noi per primi, perché altrimenti è chiaro che gli altri si accorgono che stiamo fingendo, quindi insomma un po' così. E quindi tu sei passato, insomma, per caso, 8 anni in sala di doppiaggio e poi ti sei innamorato di questo percorso. Ma c'era una strada alternativa a quella del doppiaggio? Nel senso, cosa avresti voluto fare altrimenti? Ma io, diciamo, le alternative l'ho sempre percorse, alcune le percorro anche adesso, però sai... Poi, insomma, quando il lavoro ti assorbe così tanto e soprattutto ti dà da pagare le bollette, uno in un certo momento fa delle scelte, insomma, no? Sì. Come dire, io per tanto tempo, per tanti anni ho suonato, cioè, insomma, ho scritto i miei pezzi, ho avuto i miei progetti musicali, il mio gruppo, cioè, insomma, anche, no, di qua. Ti vedono, infatti, sì. L'instrumentazione. Insomma, fino a una certa età, insomma, puntavo molto anche su quello, poi a un certo punto, insomma, ho fatto determinate esperienze e ho lasciato un po' stare per vari motivi. E poi l'altra cosa è, insomma, anche la scrittura. Mi è sempre piaciuto tanto scrivere, insomma, quando ero ragazzino ho cominciato a scrivere dei racconti, poi dopo pensavo di voler fare delle sceneggiature, quindi ho cominciato a sviluppare dei soggetti, anche perché all'università facevo, insomma, lettere indirizzo spettacolo, quindi insomma avevo in testa, non so, di scrivere per la TV, per il cinema, poi non l'ho fatto, però negli anni ho continuato a buttare giù delle idee, finché poi insomma piano piano ho cominciato un po' a scrivere delle cose mie, alle quali su alcune sto ancora lavorando, insomma. Poi di quello ne parliamo dopo. Insomma, così. Uno cerca poi di trovare un filo conduttore, alla fine è sempre la necessità di esprimersi in qualche modo, no? Assolutamente sì. Questo. Assolutamente sì. No, infatti volevo dire... Ma di What If ce ne stavano tanti altri, insomma. Giusto per citare la Marvel, anche come What If. E quindi a questo punto arriviamo proprio al clou. Perché ci sono un sacco di domande, io, come ti ho detto prima, ho preparato un form per cui appunto ci sono un sacco di domande che sono arrivate, quindi ci direi tu ovviamente di cosa sei esperto oppure no, anche perché vorrei ricordare al pubblico che non sempre un doppiatore, quando doppia un personaggio, poi sa tutto del mondo corrispondente, insomma, voglio dire. Non è, diciamo, necessario, per esempio, che pur avendo doppiato Viserys, appunto Davide sappia tutto del mondo di Martin, quindi ricordiamo anche queste cose, insomma. E quindi ti chiedono, quali sono il tuo supereroe e il tuo villain preferito Marvel? Cominciamo proprio così. Allora,
Non ti piace la Marvel? Spoiler, No, no. sì. Cioè, nel senso, guarda, io ecco, ho uno dei miei più cari amici che quando ero, insomma, eravamo bambini o anche adolescenti, io ero proprio appassionato di fantasy, libri game, eccetera. Lui invece ha cominciato con i fumetti della Marvel e quindi, insomma, un po' ci confrontavamo, nel senso che però ognuno poi rimaneva molto più sulle sue posizioni. Lui, insomma, lui si è molto, insomma, diciamo, con i libri game, ma poi si è aperto anche lui. Io invece non ho fatto altrettanto con i fumetti della Marvel, nel senso che a me, sul versante fumetti, mi piacevano più altre cose che supereroi. Che ne so, mi piaceva tantissimo Dylan Dog, Ok. perché proprio quando ero bambino io è cominciata la pubblicazione di Dylan Dog, quindi insomma, mi piaceva tantissimo. Quindi ero più su quel filone lì. Il filone supereroi mi raccontava lui, questo mio amico Carlo, mi raccontava tante cose. Io, vabbè, lo ascoltavo, però non ho mai avuto proprio la curiosità di comprarmi tutti i fumetti. E l'ho scoperta dopo, insomma, professionalmente. E niente, che ti devo dire? Cioè, stanno facendo con qualcosa di incredibile con tutti i film che hanno fatto, cioè un lavoro di incastro, di sceneggiatura senza precedenti, cioè incastrare decine e decine di film in una coerenza narrativa così pazzesca, sono veramente ammirato, veramente. E se ti devo dire, poi negli anni, sì, chiaro, non ho letto i fumetti Marvel. Però comunque i cartoni e tante cose l'ho viste, cioè io ti posso dire che, vabbè, il mio villain preferito è Loki, Non si sa ovviamente. mai, magari ti può anche stare sulle scatole, ci Io mancherebbe, cioè, no, non si sa mai. lo adoro veramente, sono molto fortunato a farlo. Però invece il mio supereroe preferito è sempre stato l'Uomo Ragno. Perché no? Scusa, insomma. Guardavo i cartoni quando ero bambino, mi piacevano tantissimo. Sono sempre rimasto molto affezionato a Spider-Man. Beh, perché no? Ci sta, voglio dire. Uno potrebbe anche non essere fan del personaggio che doppia, anche perché appunto ricordiamo che ok, il doppiaggio è bellissimo, però è lavoro. Come dicevi tu, giustamente ci si paga le bollette, quindi e poi se uno ha anche la fortuna di amare il personaggio che sta interpretando è un conto, però diciamo che appunto il lavoro di doppiatore prevede anche dei ruoli che potrebbero essere non il villain figo piuttosto che il personaggio buono, Certo. ci sono anche degli psicopatici a volte. Voglia. Appunto. Per esempio, io venerdì sera, serata relax, ho detto: cominciamo questa serie TV nuova, nuova per me su Netflix. You con Penn Badgley, che non so se conoscete, che se vi ricordate è il protagonista di Gossip Girl, che io ho iniziato a vedere quando è uscito, 10 anni fa, per esempio. Stavo facendo altre cose, avvio la prima puntata e sento la voce di David. Oddio, aspetta un attimo. Ah, è vero! E poi mi sono ricordata che effettivamente Penn Badgley è doppiato da David, quindi non è però un personaggio positivo, non è un... No. No, per niente, anzi è piuttosto particolare. Quindi nel tuo caso invece con Loki è stato amore, diciamo, possiamo definirlo così? Perché Sì. è diventato uno dei villain più amati comunque, Sì. Beh, pur ma essendo... Tom Hiddleston è un attore straordinario e diciamo che, cioè, io credo che è uno di quei casi un po' come Harrison Ford e Indiana Jones, in cui se tu, cioè, provi a immaginare chiunque altro in quel ruolo, È non è la vero. stessa cosa. Cioè, personaggio è proprio quell'attore lì, basta, cioè, è un connubio proprio indissolubile, non ne puoi fare a meno, cioè, è perfetto. E si vede anche tanto che Tom Hiddleston si diverte proprio a farlo, quel personaggio. Gli piace, si diverte. Questa cosa l'ha passata anche a me, perché io poi mi diverto a doppiare lui e fa un personaggio così figo. Quindi, insomma, Infatti, cioè, gli hai dato una caratterizzazione comunque molto particolare, nel senso che ora, magari è un'impressione mia, però gli hai dato proprio questa voce un po' da serpente, un po' strisciante, un po' subdola, che giustamente lui è il dio dell'inganno, quindi ci sta che sia così. E anche perché Tom Hiddleston ha una voce un pochino più profonda in realtà, non è...
l'ho trovata diversa, cioè rispetto alla tua, io ho preferito la tua in italiano, perché secondo me sta molto meglio sul suo viso, cioè su di lui come personaggio, come Loki. Parere mio, non è perché sei qui, cioè, stasera, però effettivamente secondo me è la voce è perfetta. Grazie, ti ringrazio. Pensa che io invece, come al solito, cerco sempre un po' di imitare, cioè di appoggiarmi molto all'originale. E poi, chiaro, ognuno ha la voce che ha, ha le sue caratteristiche, quindi io non potrò mai avere la voce simile a un attore che doppio, sarebbe un caso eccezionale, ma io, come tanti altri miei colleghi, però io cerco sempre molto di appoggiarmi a quello che fa lui, alle sue, al suo viso, ma anche a lui. E poi, insomma, è un attore inglese, ma è un attore, si vede, che ha fatto tanto teatro, quindi ha una recitazione molto, molto precisa, netta. Ogni cosa che fa fa parte di un disegno. Non so come dire, tutto quello che fa è al posto giusto. Quindi, insomma, per me, anche se il ruolo è complesso e sfaccettato, doppiare lui risulta molto facile, perché è talmente bravo in quello che fa che rende il mio lavoro facile. È tutto molto preciso, non mi devo inventare niente di che, insomma, capito? Sì, no, infatti volevo chiederti appunto se per te è facile oppure no doppiare Hiddleston, perché insomma, ormai come voce di Loki è diventata iconica, quindi infatti ti abbiamo poi risentito nella stagione di Loki che è andata diciamo in onda tra virgolette a giugno su Disney Plus e che abbiamo tutti seguito in realtà, quindi io ho anche la maglietta della Time Variance Authority, della TVA. TVA, esatto, assolutamente sì. E quindi siamo effettivamente qui tutti fan di Loki. È pazzesco perché è uno di quei casi in cui il villain diventa così iconico rispetto addirittura ad altri che sono magari considerati gli eroi, che è molto interessante. Perché pur cercando di far fuori suo fratello Thor, comunque tutte le volte Loki comunque rimane tra i preferiti del pubblico. Sì, ma anche, credo che anche la Marvel si sia trovata a un certo punto in mano questo personaggio esplosivo, e neanche se lo immaginavano, insomma, un successo del genere. Insomma, io credo che tutto sia, insomma, strettamente legato proprio all'interpretazione di Tom Hiddleston, e poi anche a un Comic Con a cui lui ha partecipato, in cui a un certo punto, così a Era in sorpresa, cosplay. gli hanno detto: vabbè, presentati e fai vestito da Loki e improvvisa. Lui ha detto: ma che devo dire, che devo fare? No, no, vai, divertiti, improvvisa. Lui è andato lì, la gente non se l'aspettava, e lui ha cominciato a improvvisare vestito da Loki, cioè quale cosplayer migliore che l'originale? E E la gente infatti. è letteralmente impazzita. Non so quante persone c'erano. E quella cosa è andata così bene, credo, che la Marvel improvvisamente ha capito di avere in mano insomma, una bomba atomica sostanzialmente. Quindi l'ha messo anche un po' più al centro, forse, di quello che inizialmente era previsto, non lo so. Però, insomma, diciamo che è diventato di fatto uno dei villain più amati degli ultimi anni, insomma, più iconici Anche anche. perché comunque per arrivare ad avere una serie TV tutta sua non è proprio una cosa da tutti effettivamente. E invece con Loki ce l'hanno fatta ed è riuscita appieno. Io ho preferito Loki, per esempio, rispetto a Falcon e Winter Soldier. Poi non so se tu le abbia Non viste l'ho visto, tutte. no. Però, per esempio, ne hanno buttate fuori un po'. C'è stata WandaVision, che appunto era su Wanda Maximoff. Ed è stata una bella serie. Poi c'è stata Falcon e Winter Soldier, secondo me un pochino calante, e poi c'è stata Loki che ha fatto un po' il botto ed è effettivamente piaciuta, l'hanno seguita proprio in tanti con piacere. Ma io ho una domanda da farti su Loki, su Tom Hiddleston. Ti ricordi il provino quando hai fatto il provino appunto per la prima volta per Loki? Com'è Un po' sì. Sì, andata? Sono curiosa, se si può sapere, non so. certo. No, è andata che, insomma, la prima cosa che ho pensato, ho detto: che figata, bello questo ruolo, che bravo questo attore, speriamo che vada bene. Poi, dopo averlo fatto, ho detto: ma sai che, secondo me ci sto veramente bene. Ho fatto un buon provino, oh, speriamo bene. Poi, 9 volte su 10, quando pensi questo, non va.
Ah, scelgono ok. qualcun altro e molto spesso invece ti scelgono proprio quando pensi di aver fatto una cagata, dici vabbè tanto questo non vincerò mai. Invece quella volta andò bene e niente, quindi sono stato fortunato, insomma. Poi io, come dico sempre, quando un attore è bravo, doppiarlo è facile, sono i cani che sono difficili da doppiare, è L'ha detto anche un'incubo. Iasante. L'ha detto anche Christian, effettivamente. Perché i Sì. cani sono difficili da doppiare, la stessa cosa. Giusto. Sai perché? Perché tu, cioè, noi con il nostro lavoro cerchiamo sempre di andare appresso all'originale, no? Però se l'originale è terrificante, allora le strade sono due, cioè se, o diventi cane anche tu, però poi scatta una sorta di amor proprio, dici ma io non posso recitare male, ma perché devo recitare male? Se provi però a recitare troppo bene, scolli dal viso. Perché l'attore cane non ha i tempi giusti, fa le facce, e non ha proprio il ritmo, fa tutta una serie di cose sbagliate. O l'attore cane o l'attore che si sente a disagio con il ruolo. Perché quello che si sente a disagio non dà sfumature, no? Fa una cosa neutra, amorfa, che va bene, come si dice, la pizza a quattro stagioni, va bene qualunque cosa. Cioè, un'intonazione neutra che va bene per qualunque stato d'animo, e quindi quando tu ti trovi di fronte a quello, provi a metterci un colore tuo. Leia, sei buona? Su. Stava grattando la libreria. Bene, qua siamo tutti gattari, vai tranquillo. E quindi, se provi a metterci qualcosa di tuo, rischi un po' di scollare, no? Vabbè, sì. Intanto mi è capitato, insomma, però l'attore cane è veramente la cosa peggiore che può capitare a un doppiatore, perché ti costringe anche a te a essere un po' cane, purtroppo. Ma infatti Cristiano una volta ci ha fatto provare a doppiare Beautiful. È stato molto divertente. È stato terribile, traumatico, però molto divertente. Infatti ci ha fatto poi vedere proprio la differenza tra gli attori cani e gli attori veri. Anche perché il trucco, così ci hanno detto, è guardate gli occhi. Cioè voi dovete guardare gli occhi dell'attore che sta recitando e cercare di capire anche le sue emozioni proprio dal viso. Esatto. E poi ce ne sono alcuni o alcune che magari sono rifatte, quindi hanno tutto fermo, però gli occhi dovrebbero riuscirsi a muovere più o meno. E quindi insomma bisogna cercare di interpretare da lì. E diciamo che Tom Hiddleston è parecchio bravo. Beh, sì. No, lui è bravo in tutto, è bravo, cioè è intenso, è preciso, ai tempi giusti, cioè, ha tutto quello che deve avere un attore, è proprio bravo. Poi l'ho doppiato non solo su Loki, ma l'ho fatto anche in altri ruoli, in altre cose. È proprio bravo, c'è niente Ecco, qui un'altra domanda, ma per esempio nel caso di un attore, io so che non è sempre lo stesso doppiatore che lo doppia, cioè bisogna comunque sempre fare dei provini o ci sono delle volte in cui invece ti chiamano direttamente? Ma ultimamente i provini si fanno quasi sempre, ormai provinano anche la loro nonna, no, cioè, fanno provini anche su, insomma, ruoli minori ormai, una volta si facevano solo per i protagonisti e poi ormai sai, per esempio Adam Driver, cioè, sulle cose Disney tendono, ormai dopo che ho fatto Star Wars, eccetera, a farlo fare a me. Se però va su Netflix e su Netflix l'ha doppiato il mio collega Gianfranco Miranda, è molto, 9 volte su 10 chiamano Gianfranco Miranda direttamente senza neanche fare il provino, oppure fanno i provini e però poi magari lo fa lui. Ormai è così, cioè, diciamo che ogni piattaforma, ogni distribuzione tende un po' a seguire la sua l'imprinting che diciamo dà il supervisor che hanno, insomma, seguono, poi ognuno ha i suoi gusti, quindi la verità appunto non c'è, cioè, però de gustibus non disputandum est, quindi insomma Sì, ognuno ha no, i suoi infatti. gusti, io piaccio di più a qualcuno e a qualcun altro piacerà più un altro mio collega su quell'attore, quindi Infatti non ci si può fare niente. era per capire più che altro se in alcuni casi ti assegnano un ruolo d'ufficio, tra virgolette, perché l'hai già doppiato, oppure appunto dipende da piattaforma a piattaforma a questo punto. Ma sì,
quindi insomma c'è proprio il fattore umano, cioè non è una scienza esatta e insomma c'è sempre il gusto di qualcuno che decide. Poi a volte appunto scelgono i supervisor, a volte per le produzioni più grandi, a volte decide proprio il regista. Io per Star Wars credo che abbia scelto, se non J.J. Abrams, qualche suo diretto collaboratore che si occupa di tutto il doppiaggio, tutte le edizioni del doppiaggio internazionale. Ecco, perché sì, ricordiamo che David ha doppiato Ben Solo, quindi Adam Driver, quindi Kylo Ren, insomma. Sì. E com'è andata in quel caso? Mi sembrava di aver sentito qualcosa, ne parlavi con Supernova Collective, qualcosa del genere mi pare, che raccontavi del provino, penso. Sì, sì, anche lì provino, poi dopo hanno scelto in America. Però insomma, anche lì, voglio dire, insomma, qualcuno sceglie, poi loro hanno che se scelgono all'estero hanno i loro parametri, qua in Italia ci sono altri parametri, cioè ognuno ha i suoi parametri e i suoi gusti per scegliere. Però non, niente è scontato, purtroppo, quindi non è che se io, cioè è chiaro che se io magari faccio quel personaggio, non quell'attore, ma quel personaggio, poi diciamo è quasi sicuro che poi lo stesso personaggio nel film dopo lo faccio io, ma non è sempre scontato, perché per esempio proprio a me è capitato che sulla saga di X-Men di fare, oddio chi era, mi ricordo se era il primo film, l'Uomo Ghiaccio, mi ricordo era chi era. X-Men Apocalisse, se non sbaglio. No, Apocalisse facevo l'angelo. Sì, però nel primo film io invece avevo doppiato, mi ricordo se l'Uomo Ghiaccio, l'uomo, sì, mi pare l'Uomo Ghiaccio, e al secondo film hanno cambiato voce, hanno fatto fare un altro. Quindi non ti so dire perché, non so per quale motivo, ma mi hanno piazzato i turni di doppiaggio e poi mi hanno detto non è arrivato il materiale, ti faremo sapere, e poi il film è andato al cinema con un'altra voce. E quindi te li faremo sapere, è rimasto lì nell'aria, insomma. Non ho mai capito perché, però cioè, succedono anche queste cose. Ok, buono a sapersi per il futuro, non si sa mai, insomma, quindi ok. E allora, no, perché appunto magari uno pensa, il doppiatore storico di quell'attore, di quel personaggio, e poi a un certo punto guardi il film e senti una voce diversa e dici, c'è qualcosa che non va, perché poi effettivamente ci si affeziona anche un po' alle voci. Certo, ma infatti la cosa che, cioè, allora io prima ho fatto tutta questa sorta di cappello introduttivo sul fatto che i gusti sono gusti, no? Però il gusto più importante, secondo me, è il gusto dello spettatore. Cioè, io perché devo andare a sindacare intanto sulle scelte artistiche che fa gente che fa quello di mestiere? Quindi perché, cioè, io supervisor che magari prima stava all'ufficio stampa devo andare a mettere bocca sulle decisioni artistiche di uno che fa il direttore di doppiaggio magari da 30 anni? Primo, ok, è questione di gusti? Va benissimo. E allora perché non rispettare il gusto del pubblico che poi ti paga il biglietto, ti paga l'abbonamento, magari sei affezionato a una voce, perché non rispettare quello di gusto? Allora poi quando invece la gente comincia a scrivere centinaia di mail di protesta perché un doppiaggio è fatto male, allora lì improvvisamente te ne accorgi, perché non lo rispetti prima il gusto del pubblico? Questo mi chiedo io. Però vabbè, insomma, una volta sì, questa cosa era un po' più naturale, insomma, nel senso, quando ero ragazzino io, ma neanche quando ero ragazzino, comunque fino a 20 anni fa le voci cambiavano molto molto di rado, insomma non era una cosa frequente, adesso capita spessissimo. No, infatti stavo guardando anche in chat che dicono odio quando cambiano la voce, oppure le faremo sapere la più antica balla della storia, dopo vado a prendere le sigarette. Esatto. Oppure che brutto quando ti dicono le faremo sapere e poi spariscono, dimmi direttamente abbiamo cambiato voce, è buona effettivamente. Ma poi tocca discutere. Ma a te hanno mai detto lei è troppo qualificato per questa posizione? No, chiedono ancora no. Ok, no, perché manca solo questo a questo punto, effettivamente, insomma. Poi le lamentele. No, aspetta, però mi hanno detto una cosa simile. Ah. Aspetta. Sì, sì, cioè il succo è quello. Hai una voce allora, troppo volte, bella. No, a volte quando vai a lavorare con qualche direttore di doppiaggio che vuole, crede di cambiare il doppiaggio, di fare una cosa rivoluzionaria, no?
la prima cosa che ti tu vai là in sala, dici, ah, vabbè, allora, com'è il ruolo? E la prima cosa che ti dicono è, allora, la prima cosa, scordati il doppiaggio. Ah, vabbè, allora tu pensi dentro di te, vabbè, allora io vado a fare un altro mestiere, che devo fare? Dobbiamo fare le ciabatte, che dobbiamo fare? No, scordati il doppiaggio, perché loro hanno la pretesa di cambiare, cioè, perché tu fai il doppiaggio, quindi non devi essere doppiatore, perché io sto facendo il film che rivoluzionerà tutto, quindi il doppiaggese, no, quando in realtà semplicemente la distinzione è attore bravo, attore non bravo. Cioè, io sono un attore alla fine, no? Pure se sono un voice actor. Se sono bravo, posso fare tutti i registri recitativi e tutti i ruoli del mondo. Se non sono bravo, sono limitato. Però se io vengo lì a lavorare e tu mi dici, guarda, qua non è doppiaggio, scordati quello che hai fatto fino adesso, allora io me ne torno direttamente a casa perché E che cos'è allora? non mi riconosci tutto quello che io ho fatto, capito? Però mi è stato detto anche più di una volta. Come? Ricordati tutto il viaggio che hai fatto fino adesso, adesso è un'altra cosa. Adesso rivoluzione, cambiamo tutto. Ma ok. No, perché appunto, sai, nelle aziende le solite cose che si sentono, è troppo qualificato per questa posizione, un sacco di cose. Quindi volevo capire quali sono le cose che vengono dette nel doppiaggio per scartare le persone. A parte le faremo sapere che evidentemente è un must in tutti i settori e quindi rivoluzioniamo il mondo. Perfetto. Allora, vediamo un po' le domande che sono arrivate. Quindi, il tuo personaggio preferito del Marvel Cinematic Universe, abbiamo capito che è Loki, quindi in questo caso c'è match 100%. E allora, per esempio, c'è un personaggio oppure un attore che non hai ancora doppiato che ti piacerebbe doppiare in futuro? Qualcuno che, così potendo scegliere. Di sicuro qualcuno bravo. E fin lì io te lo auguro perché effettivamente. Però non lo so, sai che non ci ho mai pensato. Boh, non saprei cosa rispondere. Potenzialmente tutti, non lo so, tutti quelli bravi, però non ci ho mai pensato. Non lo so. Anche perché diciamo che quelli che ti sono capitati finora, insomma, capito? non sono per niente male, quindi. No, per niente. Comunque Tom Hiddleston, Adam Driver, che poverino in Star Wars magari è stato sottovalutato, non so cosa ne pensi tu della nuova trilogia, però Per è un grande attore, cioè veramente me bravo. lui è pazzesco e ti dico che cioè, lui ecco, è un caso strano perché è uno di quelli bravi che però contrariamente a quanto ti ho detto prima è difficile da doppiare, difficilissimo, è l'attore in assoluto più difficile da doppiare per me perché è molto fisico, è molto intenso, ha una recitazione molto piena di energia, quindi trovare quell'energia è molto difficile ed è un attimo scollare dal viso, cioè ci vuole pochissimo a scollare da lui e quindi è molto tosta perché quell'energia che ha lui nella recitazione, quell'intensità, la devi proprio fare tu, la devi catturare e riproporre. Non è un attore tipo Tom Hiddleston che ha tutto un disegno ben logico e preciso nella recitazione. Adam Driver sembra quasi spontaneo, fa una piccola, come dire, una piccola smorfia, una piccola cosa e ti comunica 200 cose. Se tu in quel momento non la prendi con la stessa energia, vai proprio per la tangente e scolli. È difficilissimo lui da doppiare. Però su Star Wars ha fatto un lavorone, secondo me, il personaggio all'inizio è stato anche perculato di brutto perché dice: Ma chi è Fernandello? Ma chi è? Cioè, sembrava, capito, Fernandello di Maccio Capatonda. Dice: Ma che è brutto, ma non si può vedere. Però non è vero perché in realtà cioè lui ci ha avuto tutto un percorso. È un personaggio molto affascinante, tormentato, che fa proprio un percorso pazzesco dall'inizio alla fine della trilogia. Che poi, fra l'altro, a me è piaciuta, ma ci ho discusso tantissime volte con tanta gente, insomma, che molto stretta al canone, a tutto quello che è stato. Però vabbè, i gusti sono gusti, come dicevo prima, e quindi va bene anche per questo. Cioè, in realtà, come film sono film belli per quanto mi riguarda, e in ognuno di loro c'è qualcosa che mi è piaciuto.
Poi chiaro, se vogliamo andare a sindacare su quello che poteva essere e che non è stato e quanto meglio potevano essere, possiamo parlarne fino a No, dopodomani. certo. Però io penso sempre che, cioè, voglio dire, anche episodio 4, 5, 6, no? Voglio dire, se uno si toglie dalla testa che sono usciti in quegli anni e tutto quello che hanno rappresentato e tutto quello che è stato fatto dopo e li vedessi per oggi per la prima volta, non lo so, forse non andrebbero poi così bene. Anche quei tre film forse hanno qualche cosa, boh, da rivedere, no? Però, insomma, sai, parlare dopo è sempre facile, quindi non lo so, io a me personalmente, ed è la mia opinione personale, mi sono piaciuti, l'ho sempre detto, ma non perché li ho fatti, ma proprio me li sono goduti. E sarà anche un po' la magia di Star Wars, però io quando mi siedo, vado al cinema e sento quella musica, Beh, me ne sì. vado proprio in una galassia lontana lontana e rimango lì, cioè. Esatto. Poi vabbè, immagino anche che comunque farne parte a livello vocale e dare la propria voce comunque a un attore che è in un franchise comunque che adori, che ti piace, beh, è tutta un'altra storia, insomma, deve essere un'emozione unica. Adam Driver, Assolutamente. secondo me, è stato molto bravo, tra l'altro, e anche Daisy Ridley. Io so che i due attori protagonisti sono stati parecchio criticati. E onestamente non ne capisco il motivo. Cioè, si può magari criticare la sceneggiatura o qualunque cosa si voglia criticare, nel senso che magari alcuni fan hardcore hanno detto sì, però non c'è quella coerenza narrativa tra questo fatto e quest'altra cosa. Ok, però poi quando vanno a criticare gli attori, che poverini stanno facendo il loro lavoro e lo fanno comunque bene, perché non so, non capisco perché abbiano detto che Adam Driver fosse brutto o che il personaggio di Ben Solo non fosse particolarmente Perché c'è interessante. sempre, cioè, alla fine c'è sempre l'aspettativa, no? Allora, se io mi aspetto il clone di Darth Vader, è ovvio che mi fa cacare Kylo Ren, perché non è Darth Vader. Certo. Cioè, quindi è un personaggio completamente diverso, completamente, che anzi è molto più. Cioè, Darth Vader è un personaggio iconico, fantastico, però cioè, è molto più fermo come personaggio Darth Vader, anche se pure Darth Vader alla fine si redime, rispetto al tormento costante che ha Kylo Ren. Personaggio estremamente complesso e sfaccettato, Kylo Ren. A me è piaciuto tantissimo interpretarlo, farlo, insomma, capire queste cose del personaggio. Poi, certo, c'è sempre un'aspettativa diversa. Io pure per tante cose ci sono rimasto un po' male, cioè quando Leia sta nello spazio e è sbalzata fuori dall'astronave e poi invece improvvisamente vive, cioè invece di congelarsi poi rivive, insomma, ok, ci sono un po' di forzature, va bene, nell'episodio 1, 2, 3 ci stavano i midichlorian, va bene, però ok, tutte cose che tutto può essere fatto meglio, però niente di tutto ciò mi ha tolto la magia di quell'immaginario lì, capito? Sì. Ne sappiamo qualcosa con l'ottava stagione di Game of Thrones, voglio dire. Esatto. È stata così, ok, però era comunque Game of Thrones. E vabbè, l'abbiamo amata e odiata tutto insieme. Insomma, siamo molto confusi ancora da questo, perché vabbè, cose tristi. Quindi sì, diciamo che nel caso di Adam Driver, tra l'altro ti chiedono dalla chat se. Se si può dire, non si sa, dicono: sarei curioso di sapere se David tornerà a doppiarlo nel nuovo film di Ridley Scott, The Last Duel. Si può sapere, non Chi si può lo sa? sapere, chi lo sa. Non so se è già uscito un trailer. Qualcuno lo sa? Chissà. Allora, un trailer credo che sia uscito, ma non l'ho visto in italiano, quindi. Però anche lì non è che magari tra il trailer in italiano e il film poi cambia qualcosa. Chi lo sa? A volte possono cambiare le cose, però a volte anche no. Non so, staremo a vedere. Staremo a Quando esce? sentire. Esatto, quando esce, se vi ricordate quando esce, così almeno glielo diciamo. Allora, c'è Beatrice che dice: io continuo ad amarlo il mondo di Goth e concordo con David con Star Wars. Allora, dicono sì che è già uscito in inglese, quindi
Mauro dice che è bello sentire qualcuno che parla bene della nuova trilogia. Zio Nano dice: se abbiamo digerito gli Ewok, possiamo digerire tutto. Ok. E poi, invece, parlando di morti, infatti, tornando un attimo a Morti, che è insomma, un personaggio... Ti sei divertito a doppiare Morti? È abbastanza, insomma, particolare e fuori di testa come serie TV, quindi... Pazzesca, è una bomba atomica, troppo figa. Chiedono, come hai trovato il personaggio di Morti? Voglio dire, è difficile da doppiare visto che tra quelli che vedo a lato è il più differente dal tuo normale timbro vocale? Perché di fianco alla tua webcam ho messo un po' di faccine, note, quindi... Ma guarda, in realtà io di caratterizzazioni ne ho fatte tantissime nella mia carriera, diverse. No, non è difficile. Appunto, una volta capito, insomma, come devo farlo, come farlo, insomma... Anzi, se vedete, ci sono tanti episodi in cui all'interno dello stesso personaggio faccio tante altre caratterizzazioni diverse. Per esempio, oddio, che era nella terza stagione, mi sembra, quando vanno nella cittadella dei morti, cittadella dei ricchi e morti, ci sta una realtà parallela dove appunto ci sono tantissimi altri ricchi e tantissimi altri morti. E là di morti ne avevo fatti tipo 12 diversi, una cosa del genere, tutti caratterizzati diversi, ma sempre con quella matrice vocale, cosa che in originale non era così, quella ce la siamo inventata completamente, perché figurati, in originale lo stesso doppiatore doppia sia Rick che Morti, li fa tutti e due. E quando deve fare tutte le varianti, diciamo così, per usare un termine tipo TVA, sì, esatto, dei vari Rick e dei vari Morti non cambia quasi nulla, li fa uguali, diciamo, all'originale. Invece noi, con il doppiaggio, appunto per il fatto che io doppio Morti e Christian doppia Rick, quando ci sono tutte le varianti cerchiamo di caratterizzarle in modo diverso. In quell'episodio, cioè, ho fatto tantissime caratterizzazioni diverse di Morti. Ci siamo divertiti a farlo, ma l'originale me le sono inventate. Ci siamo un po' confrontati con Francesca Draghetti, la direttrice di doppiaggio, e insieme lei mi proponeva delle cose, le proponevo io, e insomma abbiamo detto: ma dai, questo lo facciamo così, ah sì sì mi piace, mi fa ridere, ah allora quest'altro così, insomma ci siamo un po' buttati, abbiamo un po' sperimentato, poi abbiamo tenuto quello che ci faceva ridere alla fine, quindi... Che poi è giusto così, insomma, che perché Rick e Morty deve far ridere alla fine, quindi sì. Effettivamente. E tra l'altro, l'avete doppiato, la prima stagione l'avete doppiata insieme tu e Christian, o eravate a leggio separati? No, sempre separati l'abbiamo fatta. Perché... Ormai si fa sempre tutto separati. Infatti, con le questioni Covid, cioè è stato un pre-Covid o era stato già durante? No, ormai è un andazzo che va avanti da quasi una decina d'anni. Ah! Cioè si cerca sempre di separare perché, insomma, riescono a organizzare meglio il lavoro, la disponibilità delle sale, fanno prima, insomma, ottimizzano. Okay. Riducono un po' i costi, soprattutto quando hanno gente che magari macina, tipo me, e li metti là 3 ore, parlano per 3 ore, vai, è svoltato. Caspita, sì. E tra l'altro io a questo punto ti chiedo, come fai con la gola, con la voce, cioè fai degli esercizi particolari, come mantieni la voce, insomma, per evitare il raspino in gola, il mal di gola? Ma non faccio niente di particolare in realtà, nel senso che cerco di, ormai negli anni un po' di tecnica l'ho acquisita, quindi insomma già mentre lavoro, insomma, capisco subito qual è una cosa che mi può un po' fare male e se proprio non è una scena importante, insomma, perché poi a volte per fare bene una scena ti devi un po' togliere i freni, no? E quindi non puoi stare a controllare, quindi ti lasci andare e sgrani, quando sgrani stai un po' nella merda, diciamo così. Però, insomma, diciamo che io non faccio nessun esercizio particolare di manutenzione, anche se sicuramente ci sono da farne. Però, insomma, cerco magari, ecco, di non prendere freddo, di non fare stravizi la sera, e più che altro questo, insomma. Poi, se mi sento un po' infiammato, perché poi quando parli tanto, magari dopo 3 turni pieni, la sera sicuramente
cioè non c'è niente da fare. La voce un po' ti scende la sera, non c'è niente da fare, cioè sei un po' più arrochito. Però ci sono varie cose che uno fa magari per cercare di sfiammare un pochino, ti fai, che ne so, i fumenti con la camomilla e il bicarbonato, Prendo nota, intanto. la sera, la mattina, questo solo quando sei particolarmente infiammato, eh. Insomma, i consigli della nonna, Ma diciamo, le sai, tisane. guarda, le tisane qui in chat siamo tutti amanti del tè, delle tisanine, quindi figurati, sappiamo, ne abbiamo proprio di scorte, potrei mettermi a venderle. Però appunto può essere interessante perché effettivamente io settimana scorsa sono andata al cinema a vedere Dune. C'era l'aria condizionata che mi ha preso qua e quindi mi sono ritrovata mezza sorda da un orecchio e con il mal di gola solo da una parte, solo che mercoledì e giovedì sono andata a doppiaggio, ho dovuto prendere un Oki perché stavo malissimo, cioè non riuscivo a parlare, quindi Però dopo che l'hai preso ti sono tornati i gloriosi propositi. assolutamente sì, tutti quanti. Tutti, ero proprio in vena di gloriosi propositi. Sì, è stato meraviglioso. Perché poi, vabbè, dice, vado a prendere un Oki, ho preso l'Oki e Hai quindi preso niente. Loki, sono tornati. Assolutamente Prendi sì. Loki e ti tornano i gloriosi propositi. Sì, esatto, bisogna fare la pubblicità ormai così. E infatti poi la sera ero KO perché l'Oki, appunto, bastona fortissimo. E in effetti mi era tornata la voce, però avevo un mal di testa comunque fotonico. Quindi mi Infatti l'aria chiedevo, condizionata è devastante. i doppiatori come facciano a fare manutenzione, insomma, come facciano anche un pochino a tenersi. Cioè, è uno strumento di lavoro, però ci si parla normalmente, cioè, non è una macchina che dici la uso la mattina, la metto nel box la sera e poi ho finito. Comunque continui a parlare anche con altre persone, penso. Insomma. È uno strumento delicatissimo perché poi risente anche del sonno, è una cosa è assurdo, cioè se io dormo male la chitarra il giorno dopo suona uguale, se io dormo male e devo andare a parlare tutto il giorno, la mia voce è impastata, si sente che ho dormito Esatto. poco, non c'è niente da fare, cioè ne risente proprio la fluidità e poi io ho problemi di insonnia, quindi figurati, cioè, infatti la mattina per me è sempre un incubo, cerco di lavorare il meno possibile la mattina perché proprio terrificante, però insomma è così, cioè la voce è sensibilissima a qualunque cambiamento, Sì. quindi bisogna un po' averne cura. E infatti mi sa che d'ora in poi girerò con una sciarpa in borsa da qui all'eternità perché, cioè, per andare al cinema e ammalarsi, anche no, insomma, va bene tutto. Perché infatti poi ne ha risentito la mia voce durante le lezioni, insomma, è stato un peccato ogni due per tre. Che poi fai così e ti si spacca ancora di più la gola. Quindi non è C'è un stato. modo per farlo senza farsi male. Non Ah devi sì? timbrare, devi fare così, senza metterci il colore Buona della voce. sapersi. Prendo nota Perché anche di questo. le corde vocali, se no, si toccano, no? E se sei infiammato, insomma, si infiammano ancora di più. Ecco. Sì, io segno tutto. Infatti in chat mi stanno dicendo segni madre, segni. Segno tutto, assolutamente sì, assolutamente sì. E Zenano dice un po' come le mani per chi suona o per noi artigiani. Eh sì, le mani sono importanti per chi fa un lavoro manuale e la voce diventa importantissima ovviamente per chi fa il doppiatore, quindi anche perché appunto non è che la puoi mettere via a un certo punto arrivata a casa la sera, cioè o hai la No. fortuna di non dover parlare con nessuno fino al giorno dopo, oppure comunque con le altre persone insomma ci si interagisce, quindi chiedono qual è stato il personaggio più difficile da doppiare. Chi ti ha reso la vita un inferno? Guarda, sarò ripetitivo, però i personaggi difficili da doppiare sono ruoli dove ci sono attori cani o ruoli brutti, quelli per me sono difficili, cioè là diventa veramente un lavoro che la mattina mi alzo e dico no, perché proprio io oggi, perché ti prego, prendete qualcun altro quando finisce questa cosa, cioè, ogni tanto capita, però quelli sono i ruoli difficili in cui io veramente faccio fatica, tutti gli altri li vedo più come, me li vivo un po' come delle sfide, cioè, anzi più è difficile, più il ruolo è complesso, più mi diverto, cioè la difficoltà sana, cioè in quel senso quando c'è un ruolo complesso fa parte del
del piacere del lavoro, insomma, del lavorare, che poi diventa una specie di gioco in quel caso. Quando invece fai una cosa che provi disagio perché devi solo mettere le pezze su qualcosa che è stato fatto male, là diventa veramente un lavoro, ma un lavoraccio proprio, cioè non ti va. E come fai se ti sembra comunque di fare male, sempre, perché è stato fatto male prima che lo facessi tu? Quindi mi sono capitate le cose, cioè di solito questo capita con alcune cose magari un po' low budget, che ne so, le soap opera, no? Queste cacate qua, che insomma Che vabbè, dice. piacciono tanto al pubblico, però insomma non capisco bene neanche perché, perché forse sono poco impegnativi, magari uno li può seguire mentre fa il sugo o qualcosa del genere, però da doppiare sono veramente per me una cosa proprio brutta, Posso brutta, brutta. immaginare. Insomma, diciamo che non ci sono solo attori bravissimi per ruoli spettacolari da doppiare. Ovviamente bisogna doppiare anche quello che è meno bravo, quella che è meno brava. Perché bisogna pagare le bollette. Torniamo sempre lì, bisogna pagare le bollette, quindi per forza bisogna poi giustamente accettare ruoli anche un po' così cosà. Domande interessanti. Quante volte alla settimana, qui torniamo a una cosa di cui parlavamo prima, quante volte alla settimana ti capita che ti chiedano di ripetere una battuta famosa dei super personaggi che hai doppiato? E se ti capita, è fastidioso? Ma guarda, in realtà io, siccome le battute ovviamente non le so mai a memoria, chiedo devo dire me lo chiedono spesso, ma da quando frequento poco i social, o quasi niente, cioè ormai schippo tutto, Giustamente. mi sottraggo all'onere, quindi, però no, quando mi capita, io, siccome le battute non le so quasi mai, cioè nel senso non è che le imparo a memoria, le No, leggo sul certo. copione quando vado a lavorare e poi tanti saluti, per fortuna chi me le chiede di solito o le sa a memoria chi me lo chiede, oppure magari mi dico, senti, allora, che cosa vuoi che ti dico? Allora mi preparano tutto il messaggino, tanti auguri Francesca, sono Loki da Asgard, insomma, e poi glielo faccio, insomma. Però, Giuro, non così. te lo chiederò mai, assolutamente. No, no, non te lo chiederò mai. Quindi, ecco, insomma, non tempestate i doppiatori di richieste di questo genere, perché magari una volta va bene, però 800.000 richieste, ecco, potrebbe diventare un L'importante è che pochino. sia fatto in modo carino, come dicevo prima, cioè, nel senso, in modo affettuoso, carino, senza mettermi con le spalle al muro, perché poi lì No, non mi infatti. piace. No, infatti poi diventa spiacevole, insomma. Perché, cioè, è come se no stare allo zoo, no? Cioè, sei allo zoo, guardi gli animali in gabbia e non so, gli dai da mangiare. Cioè, è una cosa. Non mi piace come cosa. È un po' come chiedere, appunto, di dirti una frase, di dirti qualcosa, però. Non so, queste cose on demand mi mettono un pochino sempre a disagio, quindi. Non oso immaginare, ecco. Sì, ma anche perché comunque, cioè, se io lo devo fare, cioè, ci devo mettere anche se non è che sto lavorando, però ci devo mettere un qualche cosa, no? Allora, tu mi stai comunque chiedendo di fare un qualcosa che a me richiede un'emozione. Allora, se io ti devo fare un qualcosa che ci devo mettere un qualcosa di emotivo mio dentro, io devo avere un contesto emotivo carino, perché se no, se te lo devo fare come timbrare il cartellino, cioè, te lo faccio. A parte non mi va di fare una cosa fatta così fredda, cotta e mangiata, ma se non me ne dai l'occasione perché non mi metti a mio agio, non mi va di fare una cosa fatta male. No, Quindi non infatti. mi va di farla, capito? Assolutamente no. E poi dicono, possiamo chiederlo gentilmente noi mod per farlo fare per te, visto che sta per arrivare il tuo compleanno? No. No, state buoni. No, Sì. è tra un bel po', aspetta. No, 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 è a novembre. No, no, non mettiamo in imbarazzo Davide, insomma, non è carino, ecco. E neanche la Quali sono i tuoi sottoscritta. gloriosi propositi per novembre? Oltre, insomma, tanti auguri. Ecco, per fortuna che le luci non si vede che sono fucsia in faccia. Ma oltre a una crush incredibile per Loki, tu devi sapere che noi in chat abbiamo questa fissa ovviamente anche per Viserys.
Come hai doppiato Viserys? Nel senso, anche lì, quando c'è stata la questione del trono di spade e il provino, cosa hai pensato di quello che stavi vedendo probabilmente a schermo? Che poi so che in alcune produzioni in realtà ti fanno vedere solamente il bollino della faccia e non ti fanno vedere tutto il resto. Com'è andata per Game of Thrones? Sono passati quasi 10 anni, 10 non anni. mi ricordo benissimo. No, la cosa che mi ricordo, forse, non so, non è Vagamente. molto bella, però, insomma, io quando ho fatto allora, Viserys, non mi ricordo neanche, credo di aver fatto, sì, ho fatto il provino sicuramente e l'ho vinto, ma lui era un attore che avevo già doppiato diverse volte, Harry Lloyd, Harry Lloyd. ho continuato anche a doppiarlo dopo. Il ruolo mi è piaciuto tantissimo. Tutto bello, non vedevo l'ora di farlo. Il problema è che, insomma, il ruolo si è esaurito in un brevissimo arco di tempo perché non parlava tantissimo alla fine, anche se era spalmato in diversi episodi, quindi in pochi turni l'ho fatto. Però io quei turni li ho fatti in una situazione emotiva per me devastante. Quindi, non lo so, mi fa sempre un po' effetto dopo riascoltare quello che è venuto fuori perché ancora ad oggi non riesco proprio a capacitarmi di come ho fatto a lavorare in quelle condizioni in cui stavo. Quindi forse una parte di me cerca un po' di Ok. rimuoverlo come ricordo, però insomma è stata una situazione molto molto difficile. E quindi ho cercato proprio mentre facevo quel personaggio, di togliere dalla mia testa tutto il resto e pensare soltanto a quello che dovevo fare. Anzi, forse mi ha aiutato anche un pochino a staccare completamente da quelle cose della mia vita di quel periodo, che insomma, era un periodo difficile. Però, Ricordo. insomma, è un ruolo che poi alla fine è venuto bene, insomma, No, mi ha infatti, soddisfatto come è noi venuto. ovviamente non chiederemo conto, cioè, di quello che è la tua vita privata, ci mancherebbe. Noi ti possiamo solo dire che Viserys comunque è stato un personaggio amato e l'interpretazione appunto vocale che gli hai dato, cioè, Viserys era uno dei miei personaggi preferiti. A parte il fatto che fosse considerato non uno dei più simpatici all'interno di Game of Thrones, ma l'interpretazione vocale che gli hai dato, appunto la tua impronta, a me l'ha reso credibilissimo. Cioè, è stato uno veramente. Cioè, si è sentita proprio l'esasperazione del personaggio. Perché poi, appunto, noi qui in chat parliamo spesso di Game of Thrones, delle cronache del Ghiaccio e del Fuoco, come vedi, insomma, diciamo che sei un po' di Game of Thrones ovunque. Perciò, pur essendo un personaggio particolare come carattere, è stato particolarmente apprezzato, quindi è Sono durato veramente poco e ci è contento. spiaciuto. Troppo poco. Esatto, è durato veramente poco, però insomma è stato reso molto 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 bene. Quindi Grazie. infatti giusto l'altra sera stavamo riascoltando un pezzettino del doppiaggio ed effettivamente insomma Viserys comunque, pur essendo un po' una testa calda, rimane nei nostri cuori. Quindi da quel punto di vista, insomma. Esatto, infatti in chat dicono Viserys si è esaurito per le circostanze. Era un personaggio un po' esaurito, effettivamente. Vabbè, un pochino. Un pochino, sì. Jenny dice, ora apprezziamo anche di più il lavoro che hai fatto. E Grazie. Mauro dice, tanto di cappello, questo la dice lunga sulla professionalità e sull'enorme talento di David. Ecco, Ma quindi purtroppo, cioè, se uno decide di fare questo lavoro, non si prescinde da questo. Non esistono tragedie, non esistono malattie, non esiste niente. Cioè, de devi devi dare andare a sempre lavorare. il 100% tutte le volte che lavori. Non c'è niente che deve influire, perché se no ti sostituiscono. Infatti. Nessuno ti aspetta. È un mondo proprio spietato, cioè questa è una cosa che uno deve sapere, però non te la dice nessuno prima. Cioè mio padre che fa l'attore è andato in scena il giorno che è morto suo padre, è dovuto andare in scena, l'aveva appena saputo, è andato, insomma, mi ricordo Insomma. che credo stesse facendo l'Arlecchino in giro per il mondo. No, ma Insomma, infatti così, il mestiere è così.
ci sono cose belle e cose brutte. Questa è una delle cose brutte. Di cui ce ne ha parlato anche Christian, effettivamente, perché comunque anche lui ci ha detto: ragazzi, non ci sono cavoli, se state male, se avete le paturnie, voi dovete andare a lavorare comunque. E lui ci diceva di una volta che è andato a lavorare con 39 di febbre e il direttore del doppiaggio gli ha detto: sì, ok, ma stai in piedi? Stai in piedi tanto per venire fino allo studio? Si è imbottito di tachipirina, probabilmente Christian è arrivato allo studio, ha fatto quello che doveva fare, poi tipo è svenuto lì in A me è sala di capitato doppiaggio. un sacco di volte, anche recentemente, dopo aver fatto la seconda dose di vaccino, mi hanno costretto a fare un turno di colonna separata da 200 righe. Non mi reggevo in piedi, avevo 39, sono tornato a casa e non la sono misurata, avevo 39. Però dovevano Come hai fatto? consegnare, la priorità è non lo so come ho fatto. Tanto l'alternativa era, se non lo facevo lì, lo dovevo fare una notte dei giorni a seguire, di notte. Quindi ho detto, senti, sai che c'è? Stringo il sedere e lo faccio. Poi, però è così, però non è che c'è un'alternativa, non c'è. No, no, ma infatti, ma anche un po' per dire che appunto, cioè, il lavoro del doppiatore è sicuramente bellissimo, può essere molto divertente, molto gratificante sotto alcuni punti di vista, però bisogna anche dire che non è come andare in ufficio per cui se stai male chiami e ti prendi la malattia oppure se hai qualche problema non vai a lavorare. Cioè, da quel punto di vista diventa molto tosto perché sai che febbre, problemi personali o comunque tu devi andare. Altrimenti appunto ti sostituiscono, se ti sostituiscono perdi il lavoro. Se Esatto, perdi il lavoro non paghi le sopracitate bollette, quindi il esatto, problema è sempre quello. esatto. Perciò, ma a questo punto io direi che arriviamo a parlare di una cosa che non tutti conoscono, che non tutti sanno, ovvero che David non è solo doppiatore, ma è anche un giocatore, un super giocatore di ruolo. Quindi è un super giocatore di ruolo di D&D e scrive anche avventure. Perciò, come hai Esatto. cominciato a giocare a D&D? Ti ricordi quando hai per la prima volta messo mano a un manuale? Raccontaci tutto, qui siamo già Assolutamente. pronti a sentire il racconto. Ma allora io Infatti per questo ho messo la tiara, come la chiami? La tiara di Loki vicino ai manuali di D&D proprio per, insomma, in onore. Ma allora io ho cominciato a Allora, il mio primo approccio è stato con i libri game e avevo tipo boh, 7 anni, quasi 8. Poco dopo, sempre il mio amico Carlo, quello che leggeva È sempre Carlo fumetti, che c'entra, siamo sempre colpa cresciuti sua. insieme, praticamente mio fratello. Carlo, insomma, ci prestavamo i libri game così, poi lui conosceva, insomma, degli amici di famiglia che erano un po' più grandi, che giocavano a Dungeons and Dragons e stavano cercando comunque di mettere su un gruppetto. Ci avevano tipo uno 10 e l'altro 11 anni, quindi insomma pochi anni di differenza. E allora, vabbè, abbiamo cominciato così e abbiamo cominciato la prima avventura, ancora non lo ricordo, era proprio Dragonlance. Io il primo personaggio che ho fatto è stato Goldmoon. Mi hanno detto, vabbè, tu fai Goldmoon, va bene, ok, una chierica. Ok, quindi io a 7 anni giocavo Goldmoon, 8 anni, 7-8 anni, quell'età lì. Insomma, siamo andati avanti per un po' di anni, proprio al primo D&D, insomma, D&D scatola rossa per intenderci. E niente, da quando ho cominciato lì, cioè, mi è completamente partito il cervello, cioè non ci ho capito più niente, cioè, per me proprio è diventata una cosa imprescindibile, cioè, libri game, fantasy, cioè, poi. Quando ero bambino, insomma, un po' adolescente, un po' più qualche anno dopo, i miei si erano presi una casa in campagna dove intorno non c'era niente, il nulla, zero. E quindi quando mi portavano con loro io mi dovevo trovare qualcosa da fare, perché Eh sennò sì. stavo da solo, quindi mi portavo Lovecraft da leggere, mi portavo i libri di Dragonlance, mi portavo tutte le cose da Master, facevo le schede dei personaggi di quelli che leggevo, quindi me li immaginavo, dicevo, ah, questo è il classe, Questa cominciavo a cosa fare le sarà? schede. Sì, esatto, e poi, quindi, insomma, da lì piano piano, di lì a poco, poi piano piano ho cominciato anche a fare il Master, ovviamente, perché c'avevo tanto tempo quando mi portavano lì in campagna e mi annoiavo, quindi, insomma.
cominciavo un po' a pensare, mi sono studiato anche il manuale del master, allora ho detto, vabbè, poi quando torno provo a farlo io il master con i miei amici. E quindi quello è stato l'inizio, il battesimo con Dungeons and Dragons. Poi dopo ne ho giocati tantissimi altri, ovviamente ho giocato anche a gioco di richiamo di Cthulhu, gioco di ruolo di richiamo di Cthulhu, me ne ricordo altri, Catacumbas, i Cavalieri del Tempio, vabbè, il Signore degli Anelli, il Rollmaster, che era la versione pro, diciamo, del Signore degli Anelli, Cyberpunk, poi anni dopo Stormbringer pure, mi ero comprato tutti i manuali, che è basato sulla saga Moorcock. di Melnicolme, di Moorcock. Sì, di Michael Moorcock. Esatto. Insomma, ne ho giocati tanti, ma la cosa più figa è che con il mio amico Marco, No, stavolta Carlo non c'entra. no, stavolta non c'entra Carlo, Marco, insomma, che è un master pazzesco, con lui giocavamo, cioè, avevamo una campagna di Catacumbas e anche un'altra del richiamo di Cthulhu, ma la cosa più figa di Marco, che a parte è un illustratore incredibilmente bravo, cioè quando era bambino ti disegnava il tuo personaggio, ti disegnava le situazioni, e io ogni volta che andavo a casa sua gli dicevo, mi disegni qualche cosa, dicevo, un quadernone con tutti i suoi disegni, no? Ancora oggi No, lui che fa il bello. master. E Marco si inventava i giochi di ruolo, cioè si inventava le regole. Io andavo da lui. E se lui non si era preparato niente, cioè, che facciamo oggi? Giochiamo al Commodore, perché all'epoca c'era il Commodore, all'Amiga. No, vabbè, dai, oggi mi va di giocare di ruolo. Ah, ok, vabbè, giochiamo, dai. Che vuoi fare? Non so, io oggi voglio fare, dai, Space Marine. Ah, Space Marine. Va bene, ok. Allora prendeva un foglio e mi diceva, vabbè, tiriamo un po' di caratteristiche così. Ok. E poi si inventava la situazione di gioco, senza un set di regole di riferimento, senza un'ambientazione di riferimento, senza niente, cioè era solo la sua fantasia con la mia. Lui mi proponeva una situazione di gioco, io, diciamo, la rimpallavo, era come una partita di tennis, cioè lui mi dava una situazione, io proponevo lo sviluppo di quella situazione, allora poi lui la sviluppava, era tutto improvvisato, completamente, e passavamo i pomeriggi così. E quindi là mi si è proprio completamente aperta la testa perché è diventata la cosa più bella del mondo, cioè pura improvvisazione, ruolare così sul niente, no? Basta che c'hai dei Esatto. dadi, un foglio e una penna, non ti devi studiare niente prima, giochi, ruoli, è possibile, si può fare. E Ma questo succedeva quando avevo 12-13 anni, e quindi insomma sono impazzito, capito? certo, ma infatti ti rendi poi conto che effettivamente i bambini o comunque i ragazzini hanno molta più libertà nel gioco, cioè bisognerebbe forse prendere un pochino più spunto da loro effettivamente, perché non si fanno tutte le paturne che ci facciamo noi adulti, per cui ah oddio però non mi ricordo la regolina, oddio non mi ricordo quella cosa, no, si gioca, si prende, cosa giochiamo? Facciamo che siamo in cyberpunk, perfetto, facciamo che siamo in Dragons, ok, si fa, si va, cioè ci sono molti, molte meno sovrastrutture, molti meno problemi, Esatto. che effettivamente bisognerebbe ritrovare un po' quella caratterizzazione, quella spensieratezza che hanno i bambini o comunque i ragazzini, che effettivamente poi andando avanti con gli anni un pochino si perde. Sì, si perde perché poi uno magari si sente anche un po' insicuro, ha paura di non essere all'altezza di fare una cosa, quindi pensi di dover avere il controllo totale, quindi mi devo preparare la sessione, devo fare questo tutto preciso, eccetera. Ma io pure da master ho avuto tante fasi e tanti periodi, insomma, in cui io all'inizio ero un pessimo master perché, cioè, cercavo di programmare un videogioco praticamente, cioè, preparavo, mettevo i mostri nella stanza, i personaggi faranno questo, questo, questo e quest'altro. Adesso da master non faccio più così, adesso io ho una mappa completamente nuda, ho una lista di trappole, ho una lista di incontri e a seconda di dove mi porta il party, di quello che succede, li distribuisco al momento. Poi magari se c'è la boss fight, quella è l'unica cosa che magari mi organizzo un attimo prima, però tutto il resto mi ci portano i giocatori in base a quello che mi propongono. Anche le sottotrame, magari nasce una cosa bellissima fra due giocatori, una sottotrama, e magari io la posso sviluppare
in quel momento magari diventa un qualcosa di molto più interessante di quello che ho pensato in precedenza, quindi perché non cavalcarlo? Tanto poi se c'è da vedere la regoletta, il manuale te la vedi, si risolve, non è un No, problema. infatti. Però la narrazione è la cosa più importante, no? Insomma. Verissimo. Però effettivamente ci sono un sacco di persone che magari si attaccano alle regole, magari sono compagni di party che non sono magari amici tuoi, quindi Ah, come quello il è. discorso che facevamo l'altro giorno, per cui magari ti buttano all'interno di un party, tu dici vabbè dai, proviamo a giocare e poi insomma tu sei fatto in un modo, c'è quell'altro che è fatto in un altro modo, quell'altro è fatto in un altro modo ancora, quindi c'è quello più attento alle regole e ti mette magari un pochino di ansia perché dici oddio, aspetta se non so questa cosa poi gioco male, faccio schifo, poi non mi chiedono più di Esatto, l'ansia da giocare. prestazione, torniamo Eh. all'ansia da palcoscenico, l'ansia da prestazione. No, secondo me chi diciamo, si concentra solo troppo sulle regole e sta a sindacare sempre su come giocano gli altri, eccetera, toglie innanzitutto il piacere di giocare a tutti, spegni l'entusiasmo di tutti e metti tutti a disagio. Cioè, ripeto, la narrazione e quello che poi si viene a creare fra i personaggi, è quello il gioco di ruolo. Cioè, io, per esempio, da master godo tantissimo quando ci sono, ogni tanto capita quelle sessioni in cui si sta solo in taverna e io sono lo spettatore dei dialoghi dei personaggi. Cioè, mi metto là e i personaggi cominciano a ruolare fra loro, litigano, io mi metto là. Che bello. Cioè, mi sembra di stare al cinema, mi prenderei tipo i popcorn, Sì. così sono contento. Poi magari cerco anche di alimentarle quelle cose, gli metto al volo un PNG che gli mette zizzania, che rompe le palle. Cioè, quello è il gioco di ruolo per me, cioè la cosa che mi diverte di più. E poi ho letto una domanda: come fai a evitare il Eh sì. railroad? Esattamente così. Cioè, non devi cercare di programmare le sessioni, devi. Sono le sessioni che programmano te in qualche modo, cioè la sessione non lo sai dove deve finire o dove va a parare, comincia, poi non si sa perché, tanto che per quanti sforzi un master possa fare, e chi fa il master poi questo dopo un po' lo scopre con grande amarezza, non riuscirai mai a prevedere quello che faranno i giocatori, mai, ne pensano sempre, sono, non so, 4-5 giocatori, ecco, sono 4-5 versioni alternative di quello che puoi pensare tu, e stanno sempre un passo avanti, faranno sempre qualcosa che tu non hai previsto. Quindi tanto vale risparmiarsi lo sforzo di prevederlo e cavalcare quello che ti propongono. Così diventa come giocare a tennis, ti porti solo la racchetta e poi non lo sai dove ti Poi tira la come palla. va, va? Come va? No, effettivamente, anche perché poi se da master cerchi di ovviamente pensare a cosa faranno i tuoi giocatori, quindi gli prepari tutto bello preciso, al primo bivio che prendono da un'altra parte, vanno da un'altra parte rispetto a quello che pensavi che avrebbero fatto, insomma, diventa un pochino complicato perché dici ok, mi sono già perso, perché Ma sì, comunque fanno quello che vogliono. ma io infatti ormai ho adottato questo sistema, cioè io mi preparo un canovaccio prima, cioè diciamo, mi preparo una serie di antefatti che riguardano i PNG principali, ok? Quindi tutte storie di sottofondo, ok? E un canovaccio più o meno dove vorrei andare a parare con queste sottotrame che riguardano i PNG. Poi ci sono invece le storie che riguardano i personaggi, cioè il loro background, cosa li spinge all'avventura, perché stanno lì, cosa vorrebbero diventare, cosa vorrebbero fare, e creo piano piano tutti gli intrecci. Prendo molto spunto poi proprio dalla storia di ogni personaggio giocante per cercare in qualche modo di intrecciarle alle storie dei PNG e alle stesse storie degli altri personaggi giocanti. Perciò piano piano la storia poi si fa da sola, nel senso. Si vengono a creare a ogni sessione delle cose particolari, nuove, impreviste, che quando finisci la sessione ti metti un attimo lì, fai un attimo brainstorming e dici: Ok, che è successo in questa sessione? Allora, questo personaggio ha legato con quest'altro. Nel frattempo, quell'altro PNG che io ho messo in mezzo si sono relazionati con lui in questa maniera e è venuto fuori che, boh, una possibile nuova avventura di questo tipo. Ok, proviamo un attimo a buttare giù un canovaccio su questa cosa qui. Non è detto che i personaggi lo colgano, però sicuramente ti offriranno qualche. Sono i personaggi la vera risorsa, capito? I giocatori sono la vera risorsa. Quindi tu fra una sessione e l'altra devi soltanto
collegare i fili e poi l'avventura va da sé e la porti piano piano, unendo i puntini, la porti al canovaccio che avevi preparato all'inizio. Però è così diventa tutto molto fluido, Eh no, infatti. molto su misura dei giocatori, capito? È che effettivamente io, cioè, ho imparato a Almeno così è capire. come piace farlo a me, poi non è detto che sia il modo No, 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 ma giusto. guarda, c'è per esempio Giacomo, che è uno dei miei moderatori, che sta prendendo nota di quello che hai detto, quindi ti ringrazio per gli spunti, assolutamente. Perché infatti lui dice: sono la prima campagna che mastero, devo cambiare modus operandi, ho un party che fa un passo e ne combina mille, cioè gli stanno facendo i disastri, diciamo, rompendo il gioco. Quindi io Vabbè, ma ci all'inizio. sono i party caotici, a volte capitano, però si può cavalcare la cosa. Chi l'ha detto che gli eroi debbano per forza essere buoni? Cioè, No, magari assolutamente. puoi pure fare degli anti-eroi oppure un party di cattivi che i loro scopi diventano malvagi. Poi, chiaro, diventa una campagna completamente dark, scura, splatter. Però è una scelta dei giocatori, perché se a loro piace, ce la portano i giocatori. Sì, infatti. Infatti dice: siamo al secondo regicidio in una sola campagna, fate voi. A posto. Quindi direi, no, effettivamente io ho imparato a capire che la figura del master è ben diversa da come me l'ero immaginata. Perché io ho sempre saputo, ho conosciuto dell'esistenza di Dungeons and Dragons, però da piccola ero molto introversa, ero una ragazzina comunque che se ne stava per conto suo a leggere, quindi leggevo fantasy, leggevo un sacco di libri. E quindi non avevo poi degli amici o delle amiche che avessero i miei stessi gusti. Quindi per me trovare qualcuno con cui condividere le mie passioni è sempre stato molto 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 difficile. Sono riuscita a farlo, diciamo, negli ultimi anni, anche un po' grazie al fatto di poter comunicare qui su Twitch, quindi ho conosciuto tantissime persone proprio grazie a internet. E negli ultimi 2 anni, anche la pandemia, diciamo che per quanto sia stata comunque una situazione negativa, ha permesso a tantissime persone di potersi collegare online e iniziare a giocare di ruolo. E infatti ho sempre pensato, fin da piccola, che D&D fosse un gioco da fare solamente seduti intorno a un tavolo, quindi in presenza, e invece ho scoperto, per fortuna, che si potesse fare anche comunque, anche da lontano, anche collegati con una webcam. Quindi, da quando poi ho iniziato a giocare, non mi sono più fermata. Ed è stata una bella scoperta. Però all'inizio effettivamente pensavo che la figura del master fosse una sorta di Dio sceso in terra, nel senso che era il master che decideva. Sempre. Sì, era il master che decideva tutto, e invece poi scopri che è un giocatore come gli altri, che ok, ti può dare una sorta di base di storia, una specie di avvio. Poi in realtà poi sono i giocatori che alla fine vanno, quindi tu puoi La inserire controllano i dei. giocatori, mica la fa il master, se no il master può tranquillamente giocare senza i giocatori, si fa tutte le sue avventure da solo e basta, no? Esatto, però appunto all'inizio ero convinta di questa cosa, invece poi ho scoperto per fortuna che insomma sono poi i giocatori che fanno le campagne, che fanno le varie giocate, poi sicuramente il master ha un ruolo molto importante perché comunque gioca anche lui, cioè la differenza con gli altri giocatori è che lui interpreta un sacco di altri personaggi, cioè non ne Ah, interpreta sì. uno alla volta, anzi diventa anche più difficile, insomma. Quindi Voglia, è difficilissimo. come fai a gestire tutti i personaggi che vuoi inserire in una campagna? Da dove prendi gli spunti per le campagne? Ecco, quali sono stati i tuoi libri? Perché hai detto che da piccolo eri introverso anche tu, quindi immagino che anche tu. Vedo una libreria enorme dietro di te, quindi penso che tu abbia letto tantissimo. Ah, sono di D&D? Non ho tutti i CD musicali. Ah, ok. Ah, ecco, ok, sembravano libri, infatti dicevo, chissà che libri ha. Però immagino che tu abbia letto tantissimo, comunque, visto che ami il fantasy. No, ho letto, sì, sicuramente avrei potuto leggere molto di più, però insomma qualcosina ho letto. Però in realtà lo spunto, vabbè, come tutti, lo prendo da qualunque cosa, ma anche dal giornale, dai quotidiani, dai fatti di cronaca. Non sai quanti spunti ho preso. Perché poi basta un input, cioè se
se uno è un po' aperto, no? Puoi trovare spunto veramente da qualunque cosa. Poi diventa una trasposizione fantasy di qualunque cosa, qualunque fatto anche di cronaca, lo puoi cambiare, puoi fare una. Perché poi alla fine il fantasy nasce per questo, cioè è un modo per mettere un vestito diverso a un qualcosa, a dei temi un po' scottanti di cui magari non si vuole parlare, può pure essere questo. Cioè, pure Dick quando scriveva, lui insomma era molto un po' anche critico nella società, verso la società americana di quegli anni lì, però non è che se tu ne parli esplicitamente ti fanno un culo così, no? Se tu però trasponi tutto in chiave un po' fantasy, eccolo là che fai diventa tutto un po' una metafora, no? Certo. E quindi in realtà puoi prendere spunto da qualunque cosa, non solo da. Anzi, se tu ti costringi a prendere spunto per il fantasy solo dal fantasy, è la volta buona che ti esaurisci, perché poi alla fine diventi ripetitivo, non vai a fare mai niente Vero. di veramente originale, no? E le cose originali nascono proprio dai miscugli delle cose che uno fa, insomma, prendi un po' di qua, un po' di là, metti in frullatore e poi viene fuori una cosa un po' che ti assomiglia, ecco. Infatti Giunano dice assolutamente io ho tirato fuori un'avventura horror da una puntata di Law and Order. Vedi, perfetto, classico esempio. Ecco, quindi, e poi c'è Mauro che mi ricorda, ad esempio, può capitare che un giocatore prenda alla sprovvista il master e decida di uccidere un Aboleth. Vorrei ricordare che, sì, è colpa mia, non era un Aboleth, era un piccolo Kraken, e comunque se lo meritava. E sì, in quel caso effettivamente ho rotto il gioco al master perché eravamo in live su Twitch e stavamo giocando il finale di una campagna. D&D, ambientazione piratesca, un po' Lovecraftiana. Quindi era pieno di. Cioè, io ero un warlock, una ragazza umana warlock con come patrono Cthulhu. Ah, ecco. È proprio una roba tranquilla. Quindi mi ha fatto venire gli incubi fino all'ultimo. All'ultimo mi ha messo davanti un kraken e gli ho spiaccicato il kraken. Quindi. E in quel caso il master è rimasto un attimo lì e ha detto: aspetta, mi hai rotto il gioco. Ok, Non puoi adesso. essere. Cioè, come hai fatto? Cioè, hai fatto una serie di eventi naturali, come hai No, perché fatto? praticamente era andata piuttosto bene e lui mi aveva messo, diciamo, due scelte, cioè di fronte a due scelte possibili e io in realtà ho preso un'altra scelta, un'altra direzione ancora che lui, di cui lui non mi aveva parlato, però insomma, la scelta era se dire di sì alla proposta che mi era stata fatta da Cthulhu oppure dire di no. E in realtà io ho detto praticamente di no, ma in più gli ho spiaccicato il Kraken, quindi non se l'aspettava, non si aspettava No. che uccidessi il pupino di Cthulhu, quindi insomma è andata un po' così. Però è stata una campagna molto divertente, piena di colpi di scena, infatti, quindi hai ragione, cioè effettivamente poi ci sono quelle campagne o quelle sessioni per cui anche il master rimane a bocca aperta e dice: aspetta, questa cosa non l'avevo calcolata. Fico Ma però. quello è tipico, però sai che il fatto è che un conto è quando uno gioca a casa con gli amici. E allora puoi fare tranquillamente quello che ti dicevo prima. Invece, se hai un pubblico, poi insomma cadi un po' nel giochino delle aspettative, no? Allora sai, però qua però si fa una sorta di roba di intrattenimento, quindi comunque più o meno bisogna fare tutta una serie di cliché dell'intrattenimento, no? Quindi le cose per forza, insomma. Per causa di forza maggiore devono essere un po' indirizzate in qualche modo perché si cerca di fare un intrattenimento, ma anche perché cioè, se uno fa una sorta di programma o qualcosa del genere, devi avere anche un controllo sul tempo delle sessioni perché non è che poi, cioè, io posso, cioè, quest'estate ho giocato con i miei amici a D&D, ci siamo chiusi 3 giorni a casa di Gianluca, capito? Abbiamo giocato 8 ore al Che giorno con bello! un'ora. Ok, stavamo in vacanza, l'abbiamo potuto fare, però non è che arrivava qualcuno, finite le 2 ore di Twitch, okay? No, cioè, capito, potevamo fare come ci pareva, quindi un conto è a casa, poi invece se devi farlo, insomma, in stream, insomma, purtroppo sei soggetto a tutta una serie di altri paletti, mi rendo perfettamente conto, quindi magari là uno deve pre
programmare delle cose, dovrebbe succedere così, sarebbe meglio No, che. in realtà ti dico la verità, almeno fino ad adesso non mi è successa questa cosa, poi non so se succederà in futuro. Non ho mai avuto indicazioni di questo genere, nel senso che i miei master non mi hanno mai detto bisogna fare questa cosa, bisogna andare di qua, bisogna andare di là. Sono stata fortunata probabilmente, può essere. Si sa che ormai appunto una sessione può durare 2, 3 ore. Una volta sul mio canale ne abbiamo giocata una che era una one shot su Cthulhu che è durata 5 ore. E quindi comunque sai che il tempo è quello. Ormai diciamo che oltre alla parte privata, quindi a tutte le giocate private, si sta spostando molto anche sui social, quindi puntate ricaricate su YouTube piuttosto che live su Twitch. Quindi ormai i master ci fanno un po' il callo, sanno più o meno quanto dovranno, su cosa spingere, quanto dovrà durare una sessione, però effettivamente dal vivo è tutta un'altra cosa. Un micio. Eh sì, E abbiamo un ospite qua. un ospite, l'altro invece dorme, tranquillo. Dai, non davanti, mannaggia. Mania di protagonismo, giusto, giusto. Oddio, Che si è succede? spinto qualche cosa, non vedo più No. niente sullo schermo. Ah, ok. Io ti vedo. Vabbè, Io mannaggia. ti vedo e ti sento. Vuoi di nuovo il link? Ti serve il No, 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 link? no. Cioè, ti sento perfettamente, però non vedo più. Vabbè, mi è cambiata un po' la schermata, però vabbè, non fa niente. Tutto a posto? Mi senti Io perfettamente? ti Ok. vedo e ti sento perfettamente. Prova a ricliccare sul link che ti ho mandato via WhatsApp, magari ti ricompare, non so, cioè. No, 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 va Ok? bene così. Va bene, Perfetto. I mici che schiacciano cose. È un sì. classico, è un classico. E quindi dicono che sarebbe bello potersi chiudere 3 giorni a giocare a D&D per 3 giorni, insomma. Infatti, quello è il bello della vacanza. Cioè, quando uno è in vacanza lo può fare. Infatti, nessuno di noi voleva tornare a casa. Saremmo rimasti lì. Credo. Anche perché, cioè, come ti dicevo prima, io avevo un canovaccio, però insomma, molto era improvvisato. Quindi, a un certo punto, mentre giocavamo, dicevo: vabbè, ragazzi, ho bisogno di datemi mezz'ora, 40 minuti, tre quarti d'ora, che adesso devo scrivere un po' di cose. Va. E loro si mettevano a giocare tipo alla PlayStation, io mi mettevo lì, elaboravo un pochino gli spunti che mi avevano dato e andavo un po' avanti. E poi dopo ci rimettevamo al tavolo e andavamo avanti, insomma, andavamo Ma avanti. che tipo di campagna era? Tu ovviamente hai fatto il master. Sì, no, è una campagna, adesso non voglio spoilerare cose perché dobbiamo ancora proseguire, perché Ah, abbiamo fatto ok. soltanto una piccola parte. No, è una campagna ambientata nell'ambientazione che io sto scrivendo. E niente, insomma, è stato partita con un inizio molto molto semplice, però le vicende ruotano tutto molto intorno al ritorno di un personaggio che faceva parte di una campagna che avevamo giocato 2 anni fa, ed era un personaggio che facevo io, che loro erano impazziti per questo personaggio, era un ognomo. Un gnomo mago ladro che a loro piaceva da morire, e allora diciamo ho messo questo PNG in questa campagna, l'ho reso PNG e gliel'ho fatto incontrare in tutta una serie di eventi, e loro si sono imbattuti in questo personaggio, ma i loro personaggi giocanti, insomma i loro personaggi in questa campagna sono nuovi, abbiamo ricominciato dal primo livello. E quindi se lo sono ritrovato, gli ho fatto questa grande sorpresa, perché la loro avventura è cominciata con vari intrecci legati al loro background. Si sono incontrati, si sono conosciuti, hanno trovato uno scopo e a un certo punto si sono ritrovati questo PNG, che era il mio personaggio giocato nell'altra campagna, che diciamo gli ha risolto una cosa, e loro sono impazziti perché non se l'aspettavano. E niente, però da quel momento in poi, insomma, ci sono tutta un'altra serie di cose che devono succedere, legate anche molto ai loro background e insomma, vari snodi che mi hanno proposto anche loro, e io ho colto la palla al balzo, insomma. Quindi collabori comunque con i giocatori per cercare di magari, non so, inventarsi qualcosa, andare da qualche parte. Insomma, c'è collaborazione nella creazione della storia, c'è cioè avventura condivisa Sì. comunque. Sì, cioè io propongo, diciamo, il canovaccio, poi loro magari, che
Per esempio, io in una situazione, no, mi ero preparato, poi molte cose nascono così, perché per esempio in questo primo villaggio dove loro andavano, dove loro sono andati per fare questa prima parte di avventura, io ho messo in locanda una serie di PNG buttati lì a caso, con cui potevano parlare, no? E hanno parlato con uno di loro, con uno di questi PNG, ed è venuta fuori una potenziale linea narrativa che io poi ho completamente, totalmente sfruttato, perché questo PNG avevo veramente, non sto scherzando, buttato giù un po' di cose a caso per farlo, tanto per mettere gente con cui potevano parlare per raccogliere informazioni, però nella ruolata sono nate un po' di cose inaspettate, per cui alla fine questo PNG è diventato una risorsa che io ho proprio sfruttato, perché poi gli ho detto: ragazzi, mi date un po' di tempo, mi sono messo lì, ho sviluppato questo PNG e a un certo punto l'ho reso parte integrante del canovaccio, anzi ho costruito tutta una sottotrama su questo PNG e quindi ha preso una piega completamente inaspettata e uno sviluppo ulteriore, insomma, diverso rispetto a quello che avevo previsto inizialmente, con un personaggio che io ho messo a caso in locanda, e poi ci ho comunque inserito quell'altro di cui dicevo prima, lo gnomo, e quello, vabbè, faceva parte del canovaccio, però. Quindi, insomma, in realtà si prende spunto dalle cose un po' inaspettate, no? Per creare l'avventura. Poi sì, Nel detto che venga fuori qualcosa di più divertente. Però ci si prova, insomma. Ma avete giocato con la quinta edizione o con altre? Certo. Sa mai, ci sono anche i puristi o degli amici che giocano ancora con la 3.5, che dicono no, preferisco la 3.5, quindi io chiedo sempre, e non guarda, si sa mai. Io ne ho giocate, le ho giocate tutte tranne la quarta, tranne Pathfinder. E, allora, io mi sono piaciute tutte, che devo dire, devo essere onesto, mi sono piaciute tutte, e tant'è che quando è arrivata la quinta io ero scettico, molto scettico, e premetto, erano un bel po' di anni che non giocavo a D&D, e la mia edizione, insomma, di riferimento preferita era diventata la seconda edizione, l'Advanced, perché la 3.5 era tipo un esame universitario, cioè non potevi giocare senza il manuale appresso, troppa roba, per carità, completissima, piena di cose interessanti, bellissima, però era un po' impegnativa per me, quindi fino a quel momento la mia preferita era l'Advanced, che però aveva un sacco di problemi, un sacco di lacune, questo lo ammetto. Quindi quando arrivò la quinta, insomma, io un po' scettico, mi sono un po' informato e un po' superficialmente avevo dato un giudizio, nel senso che senza averla letta, avevo solo raccolto un po' di informazioni e ho pensato: ah, guarda te, l'hanno voluta rendere accessibile anche veramente a tutti, pur di vendere le copie, e hanno incluso qualunque razza, qualunque classe, qualunque cosa, hanno fatto una cosa per far giocare tutti, pensando che fosse una cosa negativa. Poi invece, quando ho comprato il manuale e ho cominciato a leggerlo, mi sono reso conto che, cavolo, hanno fatto un lavoro veramente incredibile, perché dà veramente la possibilità a qualunque giocatore di giocare tutto quello che vuole, qualunque cosa. È super inclusiva, ma nel senso buono del termine, nell'accezione buona del termine. Quindi, insomma, mi è piaciuta da morire. Quindi adesso abbiamo deciso di giocare solo la quinta, insomma. E tu pensa che io ho cominciato con la 3.5 e mi veniva da piangere, perché... ti credo. Ho detto, vabbè, ma io... devo giocare all'esame o devo giocare? Esatto, cioè, ma io l'ho finita all'università, basta. Cioè, arrivati a questo punto... Infatti, non... ti giuro, mi sentivo stupida. Cioè, facevo una fatica incredibile. Eppure mi mettevo lì, cercavo con gli schemi, le tabelle, oddio, fai questo, fai quello. Poi quando sono passata alla quinta è stata proprio una liberazione, cioè è stato molto più semplice, molto più facile riuscire a creare i personaggi, ed è anche molto meno stressante. Ma sì, perché sono riuscite, hanno fatto un grandissimo lavoro. Allora, io due cose apprezzo tantissimo, cioè hanno preso il meglio di tutte le edizioni e sono riuscite a rendere queste cose semplici e fruibili.
e le hanno messe in un'unica edizione. E l'altra cosa che mi piace da morire è il modo in cui è strutturato, sono strutturati i manuali, cioè praticamente sono spunti, sono tutti spunti narrativi. Tu leggi qualunque cosa riguardo a una creatura o riguardo come si crea un personaggio, a un background, eccetera, e la mente proprio ti si apre perché trovi 200.000 spunti narrativi per fare le tue avventure. È un pozzo di veramente, non lo so, sembra quasi un manuale di sceneggiatura, quasi, cioè è straordinario. Ma questa scelta penso, che hanno fatto. Penso che tutti coloro che si trovano in difficoltà con la quinta edizione e che sono affezionati alla 3.5, in realtà amassero il fatto di essere abbastanza incasellati, di avere una sorta di tabella tra cui scegliere poi le varie opzioni. E qui la libertà, la troppa libertà, probabilmente spaventa un pochino, perché non sai, dici ok, però lì potevo fare questo oppure quello, qui che cosa faccio? E dipende un po', perché da come si è anche come giocatori o come master, perché magari tu hai tantissima fantasia e di fronte a una quinta edizione che ti dà una libertà incredibile vai proprio, cioè, a nozze. Cioè, no, nel tuo caso magari vai a nozze, in altri casi sì, invece ti disorienta e quindi non sai da che parte iniziare. Io con la quinta mi trovo meglio. Poi la 3.5 era insomma perfetta per chi ama fare le build, perché eri un po' tutti i percorsi obbligati, no? E poi c'erano le classi di prestigio, tutte, insomma era invece qua appunto ti trovi un po' più quasi disorientato perché c'è troppa scelta, puoi fare, però è una cosa bellissima, cioè io mi diverto un sacco. Io poi amo fare, mi piacciono tantissimo i personaggi multiclasse. Ecco, se tu fossi un personaggio di D&D, che razza, classe saresti, o anche multiclasse? Così, beh, Davide Chevalier, cos'è? Chi è? Allora, intanto io di solito parto sempre da una storia di un personaggio, cioè prima ancora di scegliere classe e razza mi deve piacere insomma una storia, un background, mi devo innamorare di una storia plausibile di un personaggio che cerca questo una cosa nella vita, vuole fare questo, e in base a quello poi cerco di inquadrarlo un pochino in un contesto, quindi in una razza piuttosto che in una classe, eccetera. Poi chiaro, cerco di unire tutti i puntini e di in una certa, insomma, da dargli un senso, insomma, quindi a quel punto pure io cerco di fare una build giusta, eccetera, che però rifletta soprattutto il percorso del personaggio. Cioè non mi piace fare la build per fare il power play, mi piace fare la build che rifletta i cambiamenti del personaggio, cioè un chierico che a un certo punto perde la fede o la ridimensiona in favore di un qualcos'altro e cambia, diventa un'altra classe o viceversa. Per questo amo i personaggi multiclasse, perché insomma riflettono un po' di più questi cambiamenti, insomma, poi se no mi piacciono ovviamente molto i maghi, perché c'hai tutti gli incantesimi del mondo fra cui scegliere che aggiungono versatilità, oltre che alla ruolata che fai, ma anche alle scelte che puoi fare nel gioco, e quindi insomma, devo dire, mi piace un po' tutto, però i multiclasse particolarmente, insomma. Però se tu fossi come proprio un personaggio di D&D, che razza e classe saresti? Ma lo so, è una domanda difficile. Guarda, forse farei il chierico mago. Ok. Cioè una scelta, una possibilità di scelta incredibile su tutto, su incantesimi, cose. Poi come razza però mi piace sempre più l'umano, sì, perché beh, l'umano è proprio alla fine è quella più versatile, puoi essere tutto. Verissimo. Oppure mi piacciono quelli insomma un po' eccessivi nella caratterizzazione, tipo appunto gli gnomi, mi piacciono perché sono molto molto delineati nel loro, che ne so, essere sempre ottimisti, insomma. Mi piace mettermi forse a volte dei paletti eccessivi e provare a muovermici lo stesso, ecco, no?
Sì, Al no. chierico è una bomba, ragazzi. Cioè, il chierico è fortissimo. Sì, guarda, infatti in chat qui ci sono un sacco di persone che dicono Chierico classe sottovalutata e poi sì, conosco parecchie persone che qui in chat effettivamente giocano il Chierico come classe preferita. Dicono il Chierico è difficilissimo ma bellissimo. Ecco. E tra l'altro tu ti ricordi qual è stato il tuo primissimo personaggio? Eh Te lo sì, ricordi? Godmun. Godmun. Che era Chierica. appunto un Sì. mago, che era una chierica, non era maga però, era solo chierica, No, era giusto? solo Chierica. Era solo chierica. Sì. E poi uno diciamo che si affeziona anche ai primi personaggi e insomma, te li porti poi dentro perché alla fine ogni personaggio ti lascia qualcosa. Immagino un po' come per il doppiaggio. Infatti, per quello, come dico sempre in chat, negli ultimi anni ho notato tantissima, cioè una sorta di parallelismo tra i giocatori di ruolo e i doppiatori. E infatti anche qui sui social ci sono un sacco di realtà in cui ci sono doppiatori che giocano di ruolo, perché è un po' come trovare degli attori che giocano di ruolo anche in Critical Role, che comunque è la trasmissione americana più conosciuta, a livello internazionale. È pieno di attori e doppiatori che giocano di ruolo, perché effettivamente si possono vivere mille vite ed è proprio questo il bello del GDR. Perché un giorno sei Esatto. un chierico mago e il giorno dopo sei magari un ognomo invece warlock, per dire. Eh sì. Quindi ci sono tantissime possibilità. E Sì. quindi Beh, è bello. perché poi è la stessa cosa dell'attore, cioè insomma, no, vivere ogni giorno un ruolo diverso, un'avventura diversa, un personaggio diverso, no? E infatti, secondo me, giocare di ruolo è molto propedeutico alla recitazione, a fare il mestiere dell'attore, perché insomma, una cosa, diciamo, aiuta e alimenta l'altra, insomma, sono molto legate. Infatti ammetto che quando gioco di ruolo, magari in live, che comunque siamo su Twitch e sono comunque delle trasmissioni, mi piace anche cercare di dimenticarmi del fatto di essere in uno show, ma buttarmi proprio sulla recitazione del personaggio, perché ok, non è come stare su un palco, non è come vedere le altre persone dal vivo, non sei truccato, non sei vestito e nulla, puoi solamente interpretare, però cerchi comunque di fare del tuo meglio anche solamente interpretando così, con la voce comunque davanti a una webcam. Quindi ricordano che in Critical Role c'è Laura Bailey che ha doppiato una marea di personaggi in TV. Sì, ma anche lo stesso Matthew Mercer, che è il master, è un doppiatore. Mi fa spaccare, cioè lui è veramente un mito. Sì. Quanto è bravo, porca miseria. Sì, lui è decisamente top. E quindi stanno nascendo anche in Italia negli ultimi anni tante realtà che comunque si sono dedicate al gioco di ruolo. E tu hai detto che scrivi avventure, quindi magari prima o poi ti vedremo da qualche parte, insomma. Chi lo sa, sì. Come master, come super master, magari, o come giocatore. Ti piace di più fare il master o il giocatore? Ma È una domanda brutta. guarda, in realtà sicuramente non lo so, mi stressa di meno fare il giocatore. Cioè, mi diverto tanto a fare il giocatore, proprio tanto. Fare il master, la cosa che mi piace di più di fare il master è il momento in cui devo creare qualcosa. Poi lo stare lì a fronteggiare, diciamo, i giocatori un pochino mi stressa un pochetto, soprattutto se c'ho il giocatore che mi rompe le palle con le regole. Ma questo non si può fare, ma qua che palle, no, là mi viene l'angoscia. Mamma mia, come li gestisci poi i giocatori così? Non li gestisci, purtroppo sono loro che gestiscono te e la tua campagna, non c'è niente da fare. Mandali un Cioè, ma mostro di un così. livello più alto e fa No, non fumo. li puoi gestire perché in realtà li dovrebbero gestire gli altri personaggi, cioè dovrebbero dirgli oh, e non rompe i coglioni, che palle, cioè, ci stai rovinando la sessione. Però io Esatto. da master non posso. Di solito sono i giocatori che poi tendono a prendere il controllo della sessione. Succede, però non è che ci puoi fare molto. O li prendi separatamente e dici: senti, Ciccio, però scusa, che stai a fare?
anche meno, cioè ci stiamo divertendo, giochiamo, se no, se non ci riesci, niente, lo subisci tu e lo subiscono tutti, così. Finché il master non decide di, appunto, come suggerisce zio Nano, di farlo fuori, e quindi si spera che Ma poi si poi, scocci e se ne vada. però non. Sì, però poi alla fine ti vuole fare un altro personaggio e poi stai da capo a 12, capito? Che sfiga, allora, Il proprio problema non recidiva. è il personaggio, il problema è il giocatore, capito? E no, infatti si spera che uccidendogli il personaggio anche il giocatore se ne vada, invece magari non succede questa cosa, insomma, ecco. E magicamente sulla testa di quel personaggio compare una death flag. Sì, proprio magicamente, Ma a volte effettivamente. succede magicamente invece che ci pensano gli altri personaggi o A farlo fuori. gli altri giocatori in qualche modo. Ma gli altri giocatori fanno fuori l'altro giocatore o i personaggi dei giocatori fanno fuori il giocatore? Cioè il No, personaggio. in qualche modo viene messo in minoranza sia in real che in gioco, quindi a un certo punto si esaurisce da solo se non trova terreno fertile, no? Si spera infatti che insomma non trovi appigli perché giocare di ruolo è una cosa bellissima, però se si deve giocare di ruolo in un ambiente comunque dove ci sono giocatori tossici, diventa una rottura di scatole. Sia per il master che a un certo punto si trova a gestire un tavolo in cui ci sono evidenti problemi di collaborazione, e sia anche per gli stessi giocatori che comunque non sanno più poi come gestire un giocatore tossico al tavolo. La cosa peggio è quando è tossico il master. La cosa peggiore. Anche quello effettivamente quando hai un master molto punitivo che comunque non ti dà soddisfazioni, non ti aiuta e vuole solamente ammazzarti o arrivare alla fine e dire ah, ho fatto total party kill. Allora vabbè, vai a giocare ai videogiochi e non ci rovinare le sessioni, no? Insomma, ecco, quindi. Allora, siamo arrivati alle 23 e noi abbiamo già, mi pare, esaurito il tempo a nostra disposizione. Non vorrei rubarti altro tempo, insomma, che ci mancherebbe. Cioè, per me possiamo anche andare avanti, dici tu. Ah, in effetti io domattina mi devo alzare tipo alle 6:15, però. Ecco, no, ecco, visto che comunque già soffri di insonnia, direi che abbiamo già utilizzato il tempo a nostra disposizione. Io ti ringrazio tantissimo, Però, ringrazio. insomma, Sì. magari in futuro si potrebbe, insomma, fare un bis, diciamo. Quando vuoi tornare qui sei ospite super gradito, ormai sei un draghetto onorario, come hanno detto in chat, perché tutti gli ospiti che vengono qua, se giocano di ruolo, diciamo, se sono dei nostri, diventano draghetti onorari, quindi. La madre deve masterare Chevalier, no, 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 che mi viene l'ansia. Al massimo è il contrario, se David ha bisogno di giocatori. Ok, io sto a Milano, quindi mi collego in webcam. Però se hai bisogno, io ti posso fare da cavia tranquillamente, molto volentieri. Ecco, ci sono già hashtag prenoto, perfetto. Quando vuoi, guarda, sei liberissimo di ritornare, assolutamente, possiamo parlare per ore di libri, di classi di D&D, di gioco di ruolo, di doppiaggio, tutto quello che vuoi. Quindi io ti ringrazio tantissimo perché avrei voluto fare altre 800.000 domande, ma insomma il tempo è tiranno, quindi. È già passato, quando ci si diverte un sacco, è già passato così, molto velocemente. E ti ringrazio davvero tanto di essere stato qui con noi, di aver dato la tua disponibilità. E ringrazio anche tutti i moderatori che sono stati bravissimi in chat. Ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito, perché fin dall'inizio, insomma, c'erano una sessantina di persone, adesso, beh, l'ora è tarda, e siamo però intorno ai 50, quindi direi che hanno tenuto botta, bravissimi, e nonostante sia un lunedì sera, effettivamente è una serata un po' infame, perché magari uno ricomincia il lavoro la settimana, è un po' stanco e lunedì sera magari si abbiocca, però siete stati incredibili, quindi grazie mille del vostro supporto, grazie mille David Siamo per essere stato qui con noi, insomma. trovati molto molto bene, molto a mio agio. Ecco, l'importante è quello, l'importante è quello. Anch'io mi sono trovata benissimo, a un certo punto mi sono anche dimenticata di dover parlare in dizione, quindi insomma, va Buonasera, va benissimo. bene, bene così. Ci
Esatto, cioè, ogni tanto poi in realtà dico delle cose, poi mi fermo, mi correggo da sola e infatti in chat ormai sanno che non sono pazza ma che sto studiando dizione, quindi se mi fermo e ripeto un verbo o una parola è perché sto studiando, quindi sanno che non sono ammattita, almeno non del tutto, non adesso, in futuro, chissà. Grazie mille a tutti, grazie chat, noi ci vediamo domani sera alle ore 21. Davide, tu non hai social, altrimenti ti direi di dire dove ti possono trovare, in realtà ti possono ascoltare. Sì, Ti magari che ne possono. so, appunto, verrò ospite un'altra volta e mi ritroveranno qui, ecco, appunto. Assolutamente sì. Allora, niente, troverete Davide Chevalier ancora qui con noi un'altra volta. Nel frattempo, se volete sentire la sua bellissima voce, potete farlo in diverse occasioni, tra cui appunto ascoltare tutte le puntate di Loki, che tra l'altro è una serie TV bella, che a me è piaciuta. E poi ci sono un sacco di altri personaggi. Andate su Wikipedia che così avete tutta la lista. E tra l'altro tu hai doppiato anche uno dei bambini sperduti, o dico una cavolata? Di Ah, sì, è vero. Sì. Hook, Capitano Uncino, uno dei miei film preferiti nella top 3. Esatto, quindi fighissimo Hook, bellissimo. Grazie ancora. Dicono ti aspettiamo a braccia aperte, ma che dico ad ali spiegate, quindi insomma. Ecco. Perfetto, esatto, Spike dice di sicuro non seguitelo per strada, ecco no, quello no, diciamo che quello è un diverso tipo di seguire, diversa modalità di seguire le persone, non è proprio carina. Rimaniamo con quella standard simpatica, insomma. Grazie mille, buonanotte, ci vediamo presto. Buonanotte, Ciao! ciao.